Allora, riprendiamo il nostro discorso. Questo pomeriggio, diciamo, è meno orientato, nel senso che le slide le abbiamo viste quasi tutte e volevo dedicarlo molto ai quesiti, gli approfondimenti, le richieste e alcuni spunti concreti di quesiti che nel frattempo sono stati formulati. Intanto, dove potete trovare gli approfondimenti? Sul sito www.omnivis.it, completo poi è slash web slash forum, quindi a questa pagina qua, trovate il nostro forum. Il forum è un sistema dove potete registrarvi gratuitamente, inserire quesiti e ricevere risposte, mediamente rispondiamo entro le 24 ore. Sia la registrazione che i quesiti sono completamente gratuiti. Qui pubblichiamo, oltre che le risposte ai quesiti, anche le novità normative, quindi trovate le circolari, le note e troverete il link alla videoregistrazione di oggi e al materiale. Quindi il materiale lo metteremo qui sopra e lo potete scaricare. Saranno, oltre le slide, le circolari, le risoluzioni, insomma tutti i documenti che ho citato direttamente o indirettamente. Per farvi alcuni esempi, il forum è organizzato in questo modo, ha una sezione tematica per argomenti, sportello unico, agricoltura, commercio, commercio a repubbliche, somministrazione, una sezione è dedicata al pubblico spettacolo, articolo 68, 69, 80, e allo spettacolo viaggiante, sono due sottosezioni. Quindi entrando qui dentro trovate già numerosi quesiti, adesso ve ne ho estrapolati alcuni. Ci hanno presentato una richiesta di rilascio del codice identificativo per un gonfiabile. Tra i documenti da sottoporre all'esame della commissione di vigilanza c'è anche il collaudo annale? Il richiedente ci ha presentato solo il manuale d'uso e manutenzione e il libretto delle attività. E lì qui c'è il collega, o sono io o è Mario, insomma altri colleghi, che rispondono in questo caso dicendo: no, guarda, il collaudo annuale è quello che si fa ogni anno. La prima volta si fa il collaudo della struttura e questo può essere preventivo, cioè io la collaudo prima di chiedere il codice identificativo, può essere anche in occasione della visita della commissione, quindi insieme alla commissione c'è il tecnico di parte che farà la dichiarazione di corretto collaudo. Quindi questo è un esempio. Ci sono anche curiosità che magari non sono direttamente attinenti, ma hanno una rilevanza per noi. Questa è una sentenza del TAR Veneto che dà ragione a degli operatori dello spettacolo viaggiante. Vi dicevo, la normativa sullo spettacolo viaggiante è molto favorevole. E riconosce l'illegittimità di un provvedimento del comune che aveva negato il suolo pubblico per mettere le abitazioni a corredo dello spettacolo viaggiante. Il TAR dice: se la legge favorisce lo spettacolo viaggiante e questi sono nomadi, non gli puoi non dare anche l'occupazione per le case a corredo del circo e delle strutture. Quindi è una sentenza che, diciamo, restringe ancora di più il potere. Poi ovvio deve essere proporzionato, non è che ci puoi fare un villaggio, deve essere in proporzione alla tipologia di circo. Però ecco, su questi temi diciamo c'è molta giurisprudenza. Intrattenimenti occasionali, si vorrebbe organizzare da parte di un gruppo di giovani un carnival party, veglione di carnevale, da tenersi in una sala posta sotto una chiesa. A questo veglione si prevede la partecipazione di circa 150 persone, capienza della sala. Si chiede se sia necessaria l'autorizzazione a norma del TULS. Qual è la documentazione necessaria da presentare? A quale ufficio presentare il tutto? Per quanto riguarda la sala, è necessario che la stessa sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del TULS? Domanda classica, diciamo, niente di particolare. Troverete domande banali, ma questa può sembrare banale, ma in realtà è quello che ci siamo detti oggi. Quindi la prima cosa da ricordarsi è, forse non l'ho precisato meglio stamani mattina, ma oggi ora è l'occasione per precisarlo. L'articolo 80 sono requisiti di agibilità che prescindono dalla natura del soggetto. L'immobile deve essere sicuro se è destinato a un pubblico trattenimento, sia che lo organizzi un'impresa, sia che lo organizzi una non impresa. Quindi se io faccio un teatro, anche se il teatro è per beneficenza, se è aperto al pubblico, deve essere agibile. Quindi l'articolo 80 si rilascia anche ai non imprenditori. È il 68 e 69 che è limitato alla sfera imprenditoriale. Prego. Idem. Il circolo privato che organizza in maniera stabile una struttura di sala da ballo destinata permanentemente al ballo e offerta al pubblico, se è solo per i soci e socio non si diventa in occasione della fruizione del ballo, cioè io non vengo e divento socio, vengo, faccio la tessera ma non posso ballare il giorno stesso, allora non ha bisogno dell'80 del TULS.
Se invece pubblicità, tutti gli altri indizi, devo iscrivermi al corso, devo pagare un benefit per fare il ballo, allora sì. Articolo 80, a prescindere dal fatto che lo stia facendo un circolo, un'associazione. Sì? Non è detto che debba averlo. Io posso avere un impianto sportivo dove mi alleno. Se ci sono delle partite, c'è biglietto o se invece è un ca a un'associazione o una società sportiva, deve avere l'articolo 80. Considerate il 90% degli impianti sportivi non ha l'articolo 80. Non è detto che non lo possa fare, quindi ripeto la domanda per tutti. Io ho un campo sportivo non agibile articolo 80, quindi non ci posso fare il campionato di calcio, non ci posso fare le partite con biglietto, non ci posso fare queste cose, o meglio, non ce le posso fare legittimamente. Bene, solo allenamenti, con i parenti, gli amici, ma non altro. Un'associazione mi dice, bene, io il campionato non ce lo posso fare, ma posso fare il concerto rock per quella volta lì? Sì, deve chiedere l'articolo 68-69, perché io non lo destino permanentemente al concerto, lo uso una sola volta, occasionalmente. Se sotto 100 persone basta la scia. Quindi è paradossale, non ho l'agibilità, non ci posso, però sotto le 200 persone posso farci il concerto. Sì. Certo, devi. Sì. Sì. Il carnevale nei nostri paesi è libero a tutti senza corresponsione di biglietto, non il carnevale di Viareggio, si Ok. paga il biglietto, le norme sulla Però il circolazione carnevale di dei Viareggio biglietti paradossalmente è chiuso, è ci sono i varchi e ci sono i limiti chiuso, e numerici. infatti poi c'è la corresponsione di biglietto, eccetera, eccetera. Nei nostri paesi è aperto, non si paga il biglietto, vengono organizzate, per esempio, il Partito Umano viene organizzato da un comitato non a scopo di lucro. Ok. Poi magari Vediamo però per ora. non a scopo di molto lucro, diciamolo così. Lucro velato. La circolare Gabrielli la faccio applicare? Non puoi perché non c'è un articolo 68, 69 o 80, se non c'è. Però loro sicuramente lo fanno per strada. Ti dovranno chiedere un'ordinanza di viabilità e forse il suolo pubblico, forse no, se, quindi in quella sede io ti consiglio, anche se non è tutta la Gabrielli, di dire ok, i varchi no, i settori no, però ambulanza pronta a intervenire entro 5 minuti, sì, magari non in un punto fisso perché questi si muovono per quell'ambulanza. Altro discorso che prima avevamo già accennato, le fiere, Sì. quando non sono sperimentalmente circoscritte, cioè fiere di paese e gli accessi sono un po' Ora per fiere, precisiamo. Fiere organizzate dal in comune. termini tecnici intendiamo un'attività commerciale. Sì, Invece ufficialmente nei sì. nostri paesi intendiamo un evento nel quale ci può essere la sagra, l'operatore itinerante, l'artigiano, il giocoliere, il sindaco, eccetera, Esposizioni, tra eccetera. O l'altro anche esposizioni, esposizioni. Allora, seminari. io mi devo domandare, ma la finalità di questa fiera è vendere prodotti o attirare il pubblico per intrattenerlo e catturare voti da parte del sindaco? La seconda. Ok, è questa. Quindi è un pubblico trattenimento e pubblico spettacolo. Anche se ci sono operatori commerciali, però la finalità è quella di intrattenere il pubblico, farlo stare al fresco Anche perché c'è d'estate. sempre dietro un comitato di commercianti Che lo fa? e Ma anche se è la pro loco, poi per definizione lo fa pro loco, quindi lo fa non per attività commerciale, ma per promuovere il luogo. Quindi è un pubblico trattenimento. Se io non ho aree delimitate che superano 200 persone di capienza massima, in totale possono essere milioni, ma ogni area non ha una capienza superiore alle 200 persone, allora gli fai fare la scia. Il suggerimento è fargli fare la scia articolo 68 e 69, con una planimetria dell'area interessata, con una descrizione dell'attività. Lì cadi sicuro, forse siamo in quella zona grigia in cui si potrebbe anche dire, bah, forse no, c'è un po' di commerciale, è la pro loco, però in realtà la finalità è pubblico trattenimento. E lì dietro la pubblicità piuttosto che qualcuno i soldi li prende. Cioè, per venire lì tu devi pagare l'organizzatore anche solo per poi ripagare il suolo pubblico al comune. Quindi, bisogna
In quelle zone grigie lì, io consiglio sagre e manifestazioni di far fare la scelta con la 68. Se siamo sotto le 200 persone o siamo sopra le 200, ma collocate in aree in cui ciascuna chiusa non supera le 200. Perché la finalità della norma è non superare 200 persone in un luogo chiuso in cui in caso di pericolo ci possono essere conseguenze negative. Sì. Quindi io ho tre location. Sì. Tutte lo stesso giorno, tutte e tre sotto 200 persone ci ha. Sì. Secondo me, se ho tre luoghi diversi che non hanno influenze dirette o indirette, cioè non è che poi tutti escono e se ne sono 600 nella stessa via, per cui le organizzate sparse sul territorio, ammesso che si debba fare qualcosa, perché se è un'associazione di volontariato, non c'è biglietto, potrebbe non esserci bisogno di niente, gli faccio fare una scia. In cui nella relazione dico, ciascuna delle location non supererà mai le 200 persone, perché? Perché negli anni non si è mai superato 200 persone, non c'entra, eccetera, eccetera. Certo. No, è... La raccolta fondi, cioè una scena organizzata da... Un comitato. Sì. Però una raccolta fondi. Sì. Dove ci sono, dove partecipano più di 200 persone. Allora. Venerdì. Raccolta fondi in occasione di somministrazione o in occasione di un evento, no, spettacolo? Sono due cose diverse. Allora, il circolo può somministrare ai soci o agli amici dei soci se sono collegati a un socio. La giurisprudenza dice, io vigile che vado e trovo una persona che non ha la tessera ma sta consumando, se questa persona dice che è amico di un socio e quello conferma, non ci sono problemi. Quindi, che la finalità sia raccolta fondi o dispersione fondi, cioè la raccolta fondi c'è sempre, cioè il circolo non è che fa gratis, mi dai caffè gratis, aspetta. È somministrazione. Quindi la domanda mi devo porre è: stanno somministrando a non soci e quindi violano le norme di somministrazione o no? Punto. Non c'è pubblico trattenimento. Il fatto che sia finalizzata a raccogliere fondi per poi fare iniziative in Africa piuttosto che altre cose non lo rende un pubblico trattenimento, ma lo rende un circolo che pubblicizza all'esterno il fatto che somministra per raccogliere fondi. Lì semmai il problema è: posso pubblicizzare l'attività di somministrazione? No, perché le norme di sorvegliabilità vietano al circolo di pubblicizzare all'esterno l'attività di somministrazione, anche se riservata ai soci. Quindi io circolo su internet, devo scrivere festa sociale, stiamo insieme a pancia piena, però non posso dire che somministro. Poi se viene il non socio va bene, ma non è un pubblico trattenimento. Diverso è circolo che fa la raccolta fondi, dopo io vado e non pago il caffè, ma dono dei soldi in occasione del karaoke, del DJ, del jukebox, del biliardo, di quello o del presidente che parla. Quello è, se è riservato ai soci, non ci sono problemi, non deve fare niente. Sì, allora, hai aperto un tema che adesso affrontiamo subito, poi torno ai quesiti. Somministrazione temporanea. Molti degli eventi che si svolgono sul territorio non sono soltanto di pubblico spettacolo e trattenimento, ma sono anche di somministrazione. Vuoi perché la somministrazione tira, vuoi perché in televisione non ci sono programmi e non che ti fanno da mangiare in tutte le salse, ingrassi solo a guardare la televisione, vuoi perché il ricarico è significativo, vuoi per far arrabbiare gli esercizi di somministrazione. La Regione Toscana ha una normativa di riferimento. Il codice del commercio all'articolo 45 disciplina la somministrazione temporanea e dice: l'attività temporanea di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi locali straordinari è soggetta a scia da presentare al suo. Qui non parliamo della licenza amministrativa, ma della licenza TULS, ma della licenza amministrativa per poter somministrare. Quindi somministrazione deve essere un accessorio di un'attività principale. Prima regola, non può svolgersi al di fuori della durata della manifestazione. Se la manifestazione dura 3 giorni e finisce la manifestazione, poi non posso continuare con il ristorante. Il ristorante deve chiudere, quindi deve avere una durata più breve o pari a quella della manifestazione. 2. Deve essere svolta in un'occasione di un evento non organizzato da me. La domanda che spesso mi fanno nel forum è: ma se io organizzo la festa del Simone, posso fare la somministrazione temporanea? No, grazie al cavolo, quella ti sei organizzata la manifestazione e ti fai la somministrazione temporanea.
La somministrazione temporanea la puoi fare in occasione di un evento esterno, carnevale, capodanno, il santo patrono, la festa che fa la proloco sul paese e te ti associ alla festa. Ma non può essere una festa auto-organizzata, perché altrimenti diventeresti un bar-ristorante e si organizza tutti i giorni le feste, ok? C'è una zona grigia dubbia, la proloco e organizza la festa e fa anche la somministrazione, siamo al confine. Ma se è un evento... Sagra, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali... Ma va bene, ma la fa per una finalità di promozione del territorio, perché vende prodotti lì. Poi siamo in quella zona in cui chissà per cosa lo fa, ma allora se sono il comune dico, va, te non mi stai promuovendo il territorio, non ti do solo pubblico. Se non lo fai sul solo pubblico, si rientra nella libertà e fai quello che credi. Quindi, però la cosa importante è, attenti, non ti puoi inventare un evento straordinario per aprire un ristorante l'estate. Il principio è questo. Quindi te impresa, ok? Sì. Ci sta, ma ci sta, è un evento locale straordinario, non c'è problema, lì è ragionevole. Il problema è quando trovi una SAS, una società commerciale, che ti organizza la festa del cavolo semplicemente per mettere gli stand per somministrare, lì si è superato la zona grigia e siamo nella zona grigia. L'associazione sportiva che fa calcio e fa la festa di fine scuola, certo, è ragionevole. È ragionevole. Comma 2. L'attività di somministrazione può essere esercitata limitatamente, scusate, alla durata della manifestazione, ai locali e le aree su cui si svolge, ora scusate ma open office da questo problema, su cui si svolge l'attività e non è soggetta al possesso dei requisiti morali e professionali. L'attività di somministrazione non è soggetta rispetto alla normativa vigente in materia di destinazione d'uso locali delle aree e degli edifici. Però ricordatevi quelle due sentenze che vi ho detto, fermo restando che non puoi usare immobili che non hanno l'agibilità propria. Cioè il principio è, se io ho un fondo artigianale, un capannone artigianale, dentro ci posso fare la manifestazione, ma quel fondo deve essere agibile dal punto di vista edilizio, perché se non è agibile non è sicuro e quindi non ci posso mettere gente in maniera insicura. Quindi questo, ricordatevi, non è una deroga, ma è una precisazione. L'attività è soggetta al rispetto delle disposizioni del DPGR 40/2006. La Regione Toscana ha adottato un regolamento di attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti, che adesso andiamo a vedere. Quindi, scia amministrativa, notifica sanitaria. Tutte e due vanno fatte, se fai la sagra o comunque un'attività nella quale ci sono alimenti, c'è trattamento di alimenti. Il Comune, previa concertazione con le parti sociali, redige il calendario, programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Questo comma è un comma che va spiegato bene. Primo, il calendario non riguarda tutte le manifestazioni, solo quelle dove c'è somministrazione. Questo non significa dove non c'è somministrazione non si possono fare, si possono tranquillamente fare. Quindi non è vietato fare una manifestazione che non è in programma se non ho la somministrazione. Secondo aspetto, se una manifestazione non è nel calendario annuale, può essere fatta nell'anno di riferimento? Sì, perché la norma fa riferimento solo a quelle ricorrenti. Per cui se ho una nuova manifestazione, tu non me la puoi impedire se io la voglio iniziare quest'anno. Ok? Non l'avevo programmata. Terzo, anche se è una manifestazione ricorrente e non è in programma perché se ne sono dimenticati, eccetera, eccetera, il calendario programma non può essere una programmazione. Sono liberalizzati gli esercizi di somministrazione, figuriamoci gli eventi straordinari. Quindi in realtà era una norma voluta dalle associazioni per limitare il fenomeno delle sagre che non ha avuto nessun effetto. Quindi a chi mi chiede, quest'anno faccio il calendario programma, fallo, ma non ti serve a nulla. Semmai ti serve per individuare le attività per le quali concedi suolo pubblico. Cioè te dici, chi per il 31 gennaio mi fa domanda, lo metto in elenco e gli do il suolo pubblico. Gli altri non gli do il suolo pubblico, punto e basta, perché non posso ritrovarmi una settimana prima.
Se poi una settimana prima vuoi fare l'evento, io non te lo posso impedire, fai scia di somministrazione, notifica sanitaria e scia TULS, falla, ok? Prego, certo. La cocomerata. Allora, io in questo caso non è nel calendario. Nessun problema. Intanto la fa sul suolo pubblico o non sul suolo pubblico? Sul suolo pubblico. Te puoi tranquillamente dirgli, no, mi dispiace, 31 gennaio è passato, non hai fatto domanda, il cocomero te lo mangi te. Se invece volontà dell'amministrazione concederlo, puoi tranquillamente concedergli il suolo pubblico senza bisogno di modificare il calendario programma. Quello sempre, quello sempre. Quello nel suolo pubblico gli darai tutte le prescrizioni, sia di suolo pubblico che di sicurezza, per la serie è vietato vendere cocomeri in bottiglie di vetro. Allora, chi la organizza? Allora fa la prologo la scia. Scia di somministrazione temporanea, scia per notifica sanitaria, scia per TULS. E sei a posto. Quella TULS potrebbe non essere necessaria, ma già che ci sei in periodo Gabrielli, io ce la metterò. Cioè, dico cose che un giurista non dovrebbe dire, cioè quella di fare un adempimento non dovuto. Ma in questo periodo di caccia alle streghe, si diceva con alcuni colleghi, l'anno scorso in tutte le manifestazioni è stato fatto mettere i New Jersey davanti agli ingressi perché c'erano gli attentati terroristici. Quest'anno non ci sono terroristi, ci sono invece gli italiani che... L'anno prossimo che metteremo i dirigibili per il controllo aereo, ne so. E invece una manifestazione o una festa di una lista civica? La festa di una lista civica cosa si intende? Perché le manifestazioni politiche per finalità politiche hanno un regime di suolo pubblico e quello non è un pubblico trattenimento. Anche bisogna essere malati e andare a sedere. Quello è un comizio politico e quello è libero. Se invece... La lista civica organizza un evento al pubblico ma con finalità di intrattenimento, quindi non politico, allora siamo nel TULS. Se è politico non siamo nel TULS. Certo. Sì. Sagra non sul suolo pubblico, ripeto mentre lo dici. Allora, intanto sagra non sul suolo pubblico vuol dire... che ci deve essere un evento organizzato da altri che legittima la sagra. Cioè io non posso prendere il terreno agricolo dove ce l'ho... Parliamo la festa della birra. Festa della birra. Chi la organizza la festa della birra? Ok, che fa la festa della birra per promuovere l'Oktoberfest ai Rinai? Bene. Io mi ritrovo degli operatori che sono delle associazioni. Ok. Perfetto. Okay. Allora, fermiamoci, faccio intanto il riepilogo. Festa della birra, immagino abbastanza grande da quella che mi descrivi. Quindi festa della birra dove c'è un'organizzazione che dice festeggiamo la birra a Pontassieve, individuo un'area privata e quindi deve fare il TULS. Per il TULS saremo sopra le 200 persone, immagino, commissione di vigilanza. L'autorizzazione TULS autorizza lo svolgimento dell'attività di trattenimento. Nessuno degli altri partecipanti deve fare l'articolo 68-69, quindi... Se l'organizzatore lo chiede per tutti, è autorizzato per tutti. Gli altri faranno solo gli adempimenti, non TULS. Veniamo a chi sono questi altri. Questi altri sono associazioni che somministrano. Quindi scia amministrativa di somministrazione, notifica sanitaria. Bene. Poi abbiamo gli operatori commerciali. Gli operatori commerciali non possono operare. Devo io istituire una fiera ai fini commerciali e assegnare con bando. O sei un itinerante e ti metti sulla strada dove non è vietato la vendita e la somministrazione, strada pubblica, e somministri per un'ora, due ore, quello che è, altrimenti non puoi andare su un terreno privato e operare come operatore itinerante. Se fanno la scia amministrativa e notifica sanitaria in occasione della manifestazione, soltanto nel periodo di svolgimento della manifestazione. Ok. Possono collocarsi prima, non possono collocarsi dopo, non possono rimanere a mezzanotte, se a mezzanotte la manifestazione non c'è. Ok. Poi invece,
Sì. Praticamente ci sono questi artigianali che hanno una loro okay. produzione. Poi hanno l'itinerante. Ok. Loro praticamente mi hanno depositato la copia di no. Quindi se tu no. Quindi è io ho 5 birrifici artigianali in regola per fare la birra nel loro stabilimento. La normativa prevede che chi vende la birra nei luoghi di produzione o nei locali attigui lo fa senza titolo. Se vendi fuori dal locale attigui devi avere un titolo amministrativo. Se hanno la scia di itinerante, loro faranno la scia temporanea di somministrazione e la notifica sanitaria per somministrare durante la birra. È una cosa in più che devono fare. E potrebbero, dovrebbero avere i requisiti, perché i requisiti tools sono molto simili a quelli di somministrazione, ma sono titoli diversi, sono titoli diversi. Allora, per chiudere sulla somministrazione temporanea, il regolamento regionale 40 del 2016 mi dà la definizione di impresa alimentare toscana. È impresa alimentare ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro che svolge anche in forma temporanea una qualsiasi delle attività connesse a una delle fasi di produzione, trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari. Quindi in Toscana ci siamo dati un regolamento regionale di attuazione della normativa comunitaria più restrittivo, perché per la normativa comunitaria queste cose non andavano in notifica sanitaria. La notifica sanitaria nell'ottica comunitaria è un registro permanente di chi tratta alimenti in modo stabile, così che se succede qualcosa vada a cercare da dove è partito il problema. Non la saga di 3 giorni che prima arriva l'ASL, hanno già smontato tutto. Noi invece siamo burocrati e quindi facciamo fare la notifica sanitaria anche a il comune, soggetto pubblico, il privato, soggetto privato, con o senza scopo di lucro. Quindi io potrei avere un evento non TULPS che non commerciale, perché Tizio è un'associazione di volontariato, che dona cibo e che deve fare la notifica sanitaria. Per il regolamento regionale dovrebbe fare la notifica sanitaria. È vero che poi uno gli potrebbe anche dire guarda che tanto la violazione del regolamento comunale non è sanzionata, il regolamento regionale non è sanzionata, fanne a meno, però altro. Allora, torniamo al nostro, faccio vari casi così suscita anche un po' di domande. Eravamo al Carnival Party nella sala posta sotto la chiesa. Questa sala sotto la chiesa do per scontato che tu non la trasformi in un teatro permanente. Quel giorno di carnevale fai l'evento, non c'è l'articolo 80 del TULPS. Secondo, un gruppo di giovani vuole fare una festa privata, non conta la capienza. Se la festa è privata, cioè ci va soltanto quel gruppo, vuoi convocato tramite Facebook, WhatsApp, Twitter, quello che vuoi, non importa il canale di convocazione. Ma Tizio chiama uno, Tizio chiama due, Tizio chiama tre, non c'è un avviso, chiunque voglia, anche se non lo conosco, viene, rimane una festa privata. Quindi, in quel caso, se è una festa privata con invitati predeterminati, niente TULPS. Se si tratta di evento con offerta al pubblico dei biglietti, beh, allora si applica il TULPS e cambia la situazione. Non l'articolo 80, ma l'articolo 68 e 69. Scia, perché siamo sotto le 200 persone, ma scia di pubblico trattenimento. Artisti di strada. Cosa devono fare gli artisti di strada, cioè quei professionisti individuali che si esibiscono per strada? Solo suolo pubblico. O il comune ha un regolamento sugli artisti di strada che prevede la disciplina e il contingente, per esempio Firenze ce l'ha, e prevede location, un albo, un registro, un sistema di turnazione, eccetera, eccetera. O se non ce l'ha, l'artista viene, chiede il suolo pubblico e dice ok, per 2 ore vado in piazza lì, bene, non è TULPS, è solo occupazione di suolo pubblico. Perché è vero che fa un servizio di trattenimento, ma è un servizio professionale, diciamo, è la sua prestazione personale, non è tanto il trattenimento, non organizza il bene finalizzato al trattenimento. Sentenze quella, 18 luglio 2017, anche i TAR si svegliano a luglio. Legittima la contingibile ed urgente per uno sgombero di un campo rom privo di requisiti. Ora non c'entra niente con il TULPS, però vi ricordate la normativa sulla sicurezza urbana? Questa normativa ha allargato le maglie delle possibilità di intervento con ordinanza da parte del sindaco, o nella forma della contingibile ed urgente o nella forma non della contingibile ed urgente. In questo caso la ASL aveva accertato che mancavano i requisiti igienico-sanitari minimi e il comune di Milano
aveva ordinato lo sgombero e il TAR ha riconosciuto legittimo. Non vi può essere alcun dubbio che qui fosse legittimo e necessario intervenire un provvedimento antigibile d'urgente, articolo 50, inutile era qualsiasi strumento ordinario, già che si stava così verificando una situazione tale da imporre un intervento indilazionabile. Stessa cosa vale per gli immobili occupati e quant'altro. Ormai la giurisprudenza è abbastanza univoca su questi provvedimenti. Diciamo, difficile trovare sentenze contrarie. Guardiamo questo quesito. Qui le persone si ricordano tutto e non fa in tempo a dire: oh, allora vi prometto che fra un paio di settimane preparo una bozza di delibera, che ti fanno un post dicendo: ma vi hai promesso che facevi una bozza di delibera? Questa è la delibera di semplificazione ai sensi del decreto legislativo 222/2016. Allora, guardiamo un po' se avete... Chi di voi l'ha già guardata? Alzi la mano. Nessuno? Allora si guarda insieme. Allora. Allora, in sintesi, il decreto 222/2016 contiene un elenco di 90 attività per le quali è già previsto il regime di autorizzazione, SCIA o quant'altro. La norma prevedeva che i comuni entro il 1 luglio dovessero pubblicare su internet la modulistica nazionale, nel caso toscano regionale, di attuazione. Per fare questo non c'era bisogno di una delibera. Bastava mettere un link sul sito. Se non l'avete messo, sono guai, fatelo il prima possibile, perché la norma dice che è un illecito disciplinare e che il cittadino può anche non presentare nessun allegato e fare come vuole per presentare le scie all'autorizzazione. Quindi serve la modulistica. Se avete il link al sito regionale, siete a posto, ci ha pensato la regione, vi ha mandato una nota alla regione dicendo: che pensi mi. Che cosa ho fatto? Io ho preparato questa delibera per dire: A, ho adempiuto all'obbligo di legge e quindi il link è questo e lo trovate nell'allegato A, ok? La modulistica unificata è qui. Vi faccio presente che mentre facevamo questa è stata pubblicata nuova modulistica unificata, è stata approvata il permesso a costruire, la somministrazione e un'altra serie di attività, per cui entro il 15 ottobre 2017 dovete rifare il link. Va bene quello regionale perché la regione si adeguerà, però state attenti. Due, questo è importante, questo elenco contiene le ulteriori semplificazioni che vi consiglio di adottare oltre a quelle del decreto 222. Come abbiamo letto, il 222 diceva: quelle sono le semplificazioni minime, ma se io ho scritto autorizzazione e vuoi mettere scia, fallo pure, indietro non puoi tornare, avanti sì. Ecco perché qui ho scritto al punto 75 è in scia tutto ciò che riguarda le strutture ricettive, tranne i campeggi temporanei e l'uso occasionale di immobili, perché la nostra legge regionale le prevede in autorizzazione. Spettacolo, che sono i punti 78, 80, 81, sono in scia sotto le 200 persone. È il discorso che abbiamo fatto stamani mattina. Cioè basta questo allegato alla delibera, siete a posto. Apparecchi da gioco, scia e non autorizzazione, perché il decreto prevede autorizzazione. Dopodiché, e anche questa è una parte importante, il decreto non tratta numerose altre attività. Il decreto tratta un numero limitato di attività. Allora ho preparato una seconda tabella dove, per esempio, edicole che non sono trattate. Prevediamo la scia, poi nel frattempo è intervenuto il decreto legislativo che ha previsto espressamente la scia. Però lo confermiamo. Gas tossici, rilascio del tesserino, non si fa la domanda d'autorizzazione. Anche per l'utilizzo, conservazione, si fa la scia, ascensori e montacarichi, classificazione industria insalubre, manifestazioni di sorte locale, servizi all'infanzia, tutti i servizi all'infanzia, servizi sociosanitari, si rimane in autorizzazione salvo i casi che la legge regionale prevede in scia, guide e accompagnatori turistici, agriturismo che non è trattato dal decreto legislativo e poi ve li leggete tutti quanti, ok? Subingresso in taxi NCC, noleggio senza conducente che non è trattato, le insegne d'esercizio, eccetera eccetera eccetera, ok? L'insegna di esercizio, sì, l'installazione di insegna di esercizio sull'attività principale. Scia. Fuochi d'artificio, valutate bene, io ve lo propongo, però ci vuole un grosso sangue freddo.
insegno esercizio, questo è il mio cavallo di battaglia, dal 2001 che applico la scia. Perché? Perché se te pensi che se io qui voglio demolire il palazzo comunale e costruirci un albergo, lo faccio in scia edilizia. Se lo voglio rendere agibile ai fini della prevenzione incendi, faccio una scia di prevenzione incendi. Se voglio somministrare, faccio la scia di somministrazione e la notifica sanitaria. Ma per metterci una targhetta così, scritto 3 stelle, ci vuole l'autorizzazione dell'ufficio tecnico. Targhetta che è uguale in tutta la Toscana perché c'ha le 3. Allora, anche no. Ultima cosa della delibera e poi chiudiamo. Vi consiglio di fare la delibera perché la norma che prevede di pubblicare in internet la modulistica non riguarda solo il decreto 222, riguarda tutta la modulistica del comune. Cioè, se io non ce l'ho in rete, non la posso pretendere dall'interessato. Molti di voi magari ce l'hanno in rete, ma non è sul sito della Regione Toscana. Allora, con questa delibera si dice: tutti i modelli che sono sul sito del comune sono quelli che ritengo validi e i requisiti indicati nei modelli sono quelli che deve presentare il cittadino. Ok? Senza doverli modificare, ora non c'ho tempo, si va in vacanza, ok? A settembre ne riparliamo. Però la delibera ha 3 punti: approvare la modulistica unificata, ma basta fare il link, approvare le ulteriori semplificazioni, le abbiamo viste, tabella A e fuori tabella A, confermare per le procedure non contemplate nella modulistica unificata che si farà riferimento alla modulistica presente sul portale comunale. Distinti saluti e baci. Ok? Vi dicevo, nel frattempo, il 6 luglio 2017, anche il Ministero dello Sviluppo Economico si diverte a farla a luglio, è stata approvata la modulistica per pani, è permesso a costruire panifici, tinto lavanderie, tutti i tipi di somministrazione, le autorimesse e gli autoriparatori. Quindi si sta completando piano piano il quadro della modulistica. Buongiorno. La fattispecie dovrei sottoporre quella della necessità di indire la commissione comunale per il rilascio del parere di pubblica fruizione di un campo di calcio per la disputa del campionato. Quali sono i documenti dell'impianto che devo richiedere ai tecnici? Stamattina l'abbiamo detto, ricordatevi che se i documenti non li avete pubblicati sul sito non li potete chiedere. Quindi l'interessato potrebbe far domanda priva di allegati e voi non potete chiedere integrazioni. Quindi la cosa migliore è farvi dire dalla prefettura, dalla commissione, dammi un elenco di allegati. Non ve li dà? Vi dicevo, il sito del comune di Perugia, dove c'è quel manualetto, prendete quello e usate quello. Non è fatto male ed è nazionale, quindi è adatto anche qui in Toscana. Quindi l'importante è pubblicare un qualcosa sul sito dove c'è la modulistica obbligatoria per... Allora, come funziona la fruizione del campo di calcio da parte dell'associazione? Io ho lo stadio o il campo di calcio. Normalmente la licenza è intestata al comune, in persona del sindaco, della libera giunta, quello che volete, diciamo. L'articolo 80 è intestato al comune. Come fa a utilizzarla un'associazione per un uso temporaneo, cioè il campionato per una stagione o un concerto? È sufficiente che faccia una scia di subingresso. L'associazione subentra al comune nell'articolo 68, 69, 80 per quell'evento, in cui quindi presenterà il modellino di scia pubblico trattenimento. Guardate, anche se siamo sopra le 200 persone, perché l'immobile è già agibile, l'evento è fra quelli consentiti, quindi io uso il campo di calcio per fare il campionato di calcio. Se è già agibile l'articolo 80, se è agibile per il comune, è agibile per l'associazione. L'unica condizione è che vi assicuriate che l'associazione abbia la disponibilità dell'intero campo. Cioè, se l'associazione può usare il campo, gli spogliatoi, ma non gli spalti, le vie di fuga, gli estintori, no, perché lì cambia le condizioni di sicurezza. Cioè, deve avere nella disponibilità giuridica tutto ciò di cui aveva a disposizione il comune. Se un ambiente non lo può avere perché la concessione riguarda solo una parte, deve chiedere nuova autorizzazione. Ok? Quindi la condizione perché si possa utilizzare un teatro, un campo da calcio, un cinema da parte di un altro soggetto è che il subentrante possa disporre di tutti gli oggetti che sono stati valutati dalla commissione. Altrimenti non è possibile. Ho 2 locali di pubblico spettacolo che ho ereditato la fusione del mio comune ad altro e con parere rilasciato alla commissione di vigilanza l'11 ottobre 2000 e 24 ottobre 2001, con capienza fino a 100 persone e fino a 130 persone. Ritieni che detti pareri possono essere tuttora validi o debba convocare nuovamente la commissione? I pareri sono atti procedimentali, di per sé non si pone un problema di validità. Ciò che conta è se il locale è sempre lo stesso o meno.
se i locali non sono modificati vanno avanti senza problemi. Qui riaffrontiamo un tema che abbiamo affrontato stamani mattina. Un conto è l'evento di Bagno a Ripoli, che si è svolto l'anno scorso, parere favorevole della Commissione, quest'anno se ne svolge un altro, identico nei contenuti, ma è cambiata la normativa, o per la Commissione è cambiata la normativa. Allora la Commissione ha titolo a dire no, quest'anno non si fa, quest'anno il Palio di Siena è stato più difficile farlo, si è fatto ma con le nuove regole. Ok, stessa cosa vale per il Palio di Bagno a Ripoli. Perché? Perché è un nuovo evento con una nuova autorizzazione. Ma se io ho lo stadio e c'ha l'agibilità da 2001, domani c'ha l'agibilità e fra 10 anni c'ha l'agibilità. Finché non cambia, l'agibilità è eterna. Non è che il parere è eterno, è l'atto autorizzativo finché non viene modificato che è eterno. Quindi da questo punto di vista, per le strutture stabili non si pone un problema di rinnovo annuale, biennale o quant'altro. Lo spettacolo viaggiante sì, hanno bisogno del collaudo annuale, ricordatevi. Problemi con un circolo privato, il titolare fa musica dal vino e dal vivo e i vicini hanno presentato esposto. Convocato ha riferito che lui può fare tutta la musica che vuole perché è tutto liberalizzato anche per loro e che se arrivano persone, ora questo è un problema grosso perché spesso l'interessato gli arrivano notizie, arrivano persone non socie, prende il nominativo e gli fa la scheda. Ok, caso classico. Questo è un circo, dice, ah, beh, dai, ma che me frega, vieni, vieni, socio anche te, non importa. E qui ovviamente la risposta è, attento, non puoi diventare socio in occasione della richiesta. Il DPCM 504 del 99 prevede che la qualità di socio deve essere conseguita almeno 60 giorni prima della manifestazione. Ok? Questa è un DPCM, quello che vi diceva ai fini della SIAE, altrimenti non te lo riconosco per il raggiungimento dei 100 soci necessari per usufruire dell'agevolazione. Altre domande? Vabbè, manifestazione sportiva all'interno del campo da calcio, ci siamo. Riguarda una manifestazione agonistica all'interno di un campo sportivo che coinvolge 500 piccoli atleti di mini volley, con relativi accompagnatori al seguito, esibizioni di cori polifonici, banda musicale e gruppi folk. Quindi ho un campo da calcio, articolo 80 autorizzato, per fare le partite di calcio. Ci faccio un qualcosa d'altro. Quindi, l'autorizzazione articolo 68 e basta se l'uso è occasionale. Cioè, io lo uso, ma poi dopo non lo userò più per questa struttura. Se invece lo cambio permanentemente, devo modificare anche l'articolo 80. Se già allora la commissione aveva valutato usi attinenti, quindi aveva già detto durante si può fare anche eventi, allora non c'è bisogno di niente. Quindi magari ritrovare i pareri della commissione può essere utile. Così come quando andate in commissione, fategli aggiungere una formula, il parere vale anche per attività connesse, attinenti o comunque rientranti nell'uso ordinario della struttura. Così vi evitate magari di tornare in commissione per una cosa che veramente è pertinente, la partita di rugby in un campo da calcio. È vero, la commissione si è espressa per il calcio, ma il rugby è lo stesso, forse c'è meno, in Italia c'è meno spettatori. Allora, un pubblico esercizio che fa pubblicità ed eventi musicali frequenti deve dotarsi dell'articolo 68-69 oppure rientra nella liberalizzazione? Un bar può ben farsi pubblicità e pubblicizzare anche il fatto che in occasione di certe serate vi sia attività musicale o ballo. Quindi di per sé stesso il bar non gli è vietato pubblicizzare che fa karaoke, che c'è la musica di sottofondo o che c'è il chitarrista o che c'è il batterista. Se l'attività principale rimane quella di somministrare, che ti piaccia o non ti piaccia, ti metto il musicista a suonare. Non paghi per il musicista né direttamente biglietto né indirettamente maggiorazione del prezzo della pasta asciutta. Non c'è problema, non devi fare niente. Il bar rimane bar. Se quel bar il venerdì diventa discoteca dove tu entri per divertirti e la consumazione è compresa nel prezzo, è un'altra cosa, diventa una discoteca e allora ha bisogno o dell'80 o dell'articolo 68. Quindi, come? Sì? Cosa si intende arena estiva? Cosa ci fanno? Ah, ok, perfetto. Quindi il cinema è un pubblico trattenimento, è un locale di pubblico trattenimento.
Se non è permanentemente destinato al cinema, ma è soltanto per questi 3 mesi, deve avere un articolo 68. Quindi sopra le 200 persone con commissione, sotto le 200 persone con scia. Se è solo pubblico, valutate voi se gabriellare o non gabriellare. Se è recintato, attenti. Se non è recintato, l'arena estiva non recintata, potete anche essere più soft, perché problemi di sicurezza, se incendio. Dimmi, dimmi. Se è un circolo, il circolo che proietta videoproiezioni o nella forma del DV wall, del video, grande video, o nella forma, no, ora lì è il palazzo comunale dove c'è all'interno il coso, la scandiccia, un'altra cosa. Ok, ok. Se il circolo, cioè io posso entrare soltanto se sono socio del circolo, non posso diventare socio in occasione della fruizione del cinema, è un circolo che fa proiezioni per i propri soci, non deve fare niente, rimane nell'ambito privato. Allora, ecco, ci sono casi, prima mi è stato sottoposto un caso e lo socializziamo. Io ho la commissione di vigilanza, ho un'organizzazione deve fare un evento, 300 persone, ci vuole la commissione. L'evento è fra una settimana, la commissione mi ha già detto, te o me la presenti 20 giorni prima o te lo scordi. Le strade sono 3. Digli, guarda, non fatemi la domanda, la fai abusivo, mando il vigile in ferie e siamo a posto. Caso più frequente, non ci nascondiamo, c'è anche queste soluzioni tecniche e giuridiche amministrative, però i carabinieri non vanno in ferie, quindi occhio a questa situazione. Seconda soluzione, diciamo scientificamente più valida, faccio domanda di autorizzazione per 300 persone e contemporaneamente presento scia per 199 persone o 200 persone. La scia mi consente di iniziare non superando i limiti. Se nel frattempo ottengo l'autorizzazione, il terzo, quarto, quinto giorno arriverò a 300. Ma anche se vengo beccato con 250, io il titolo ce l'ho, ho soltanto violato il numero massimo, che è cosa diversa dall'esercitare senza autorizzazione, ok? Molto diversa dal punto di vista delle conseguenze penali, amministrative e di sicurezza. Quindi indicargli, guarda, te intanto fai 200, assicurati di non superare il limite di 200, se ti arriva l'autorizzazione della commissione bene, se non ti arriva ti fermi a 200. Stessa cosa può avvenire all'incontrario. Prima una collega si analizzava il caso della commissione di vigilanza che aveva dato come prescrizione le ore 24. Io ti faccio fare l'evento, ma a mezzanotte l'evento di 1000 persone deve cessare. Benissimo, io a mezzanotte cesso le 1000 persone, ma da mezzanotte 01 posso fare una scia di pubblico trattenimento per 200 persone e arrivare anche alla mezzanotte dello stesso giorno. Quindi dalle 00:01 fino a mezzanotte, fino a 200 persone. Quindi se sono in grado di mandare via quelli che c'erano e di lasciare soltanto 200 persone, posso abbinare la scia all'autorizzazione. Quindi la scia potrebbe integrare l'autorizzazione in questo senso, eh? Così come se ho, il caso si faceva prima, 3 location, di cui una supera le 200 persone, 2 no, in quella va la commissione, nelle altre 2 indipendenti fanno la scia 200, scia sotto 200, e in questo modo ho il titolo per operare su tutte e 3 le location. Prego, prego. Ok, perfetto. Allora, ripeto la domanda per tutti. Il comune organizza in occasione della festa del vino, che ha una sua autonomia, un evento, quindi c'è una piazza, mette un palco, non mette un palco, ricordatevi non c'è più la norma che prevede sopra i 90 cm, commissione sotto i 90 cm, indipendentemente dal palco, organizza un evento. Quello è un evento finalizzato ad attrarre pubblico, è chiaro. Quindi è un pubblico trattenimento, il fatto che lo organizzi comune è indifferente, quindi è un pubblico trattenimento, un pubblico spettacolo. Si applicano le norme del TULS. Il punto è, la finalità è imprenditoriale? No, perché il soggetto non è imprenditoriale, l'ente è pubblico, non ho biglietto, non ho ritorno, non vendo pubblicità, non chiedo solo pubblico, non faccio niente, siamo fuori dal TULS. Delibera di giunta di disciplina dell'evento. In quell'occasione però non è detto che la Gabrielli non si applica. Ok? Perché
Io come comune, se è vero che non sono soggetto alla norma del TUIPS, ho una circolare ministeriale che mi dice attento, a me non interessa tanto TULS, non TULS, licenza, non licenza, perché se ci scappa è morto, ci scappa, non è che ti viene a chiedere se c'avevi la CIA, quello ci scappa, quindi almeno alcune misure, come dice la circolare di Vigili del Fuoco, adottale. Quindi se non riesci a chiudere, lascia aperto, anzi dal punto di vista della sicurezza, meglio, lascia aperto, quindi non puoi fare controllo numerico. È inutile dividere in settori perché se è aperto non è che uno ti sta in un settore e uno ti sta in un altro, però assistenza sanitaria, l'ambulanza, prevedila. Steward, comune, organizzali, piglia dei volontari, piglia qualcuno che possa garantirti o dai alla Proloco. E allora dai atto nella delibera, quindi la giunta, vista l'esigenza di organizzare, considerata la non applicabilità del TUPS, vista la circolare Gabrielli, vista la circolare Vigili del Fuoco, considerato di dover adottare le seguenti misure minime, A, B, C, D, delibera di organizzare, istituire, eccetera, eccetera. Responsabilità cosa si intende? Nel senso di se succede qualcosa di... Allora, dipende. Ah, intanto noi in Italia purtroppo siamo abituati all'idea che se uno muore ci deve essere per forza un colpevole, il che non è. Cioè io guardo Law and Order, lì sempre, anche se a volte vengono assolti, però almeno li incriminano. Da noi possono succedere gli eventi drammatici, cioè se quelli si accazzottano e fanno a botte, tirano fuori i coltelli, a voglia Tulzo, non Tulzo, via d'esodo, quelli fanno a coltelli e la responsabilità è di quello che ha coltellato l'altro, l'altro ha coltellato, minacce, eccetera, eccetera. Non c'entra l'organizzatore in un sistema logico. In Italia si va a guardare se c'è la licenza o il bollo, ok? Quindi io devo domandarmi, uno, ho adottato le misure necessarie a ridurre senza evitarlo il rischio? Quindi se l'evento non è causato da me, non c'è responsabilità, né penale, né amministrativa, né civile. Se ho fatto una delibera di giunta non impugnata, magari l'ho mandata per conoscenza alla commissione di vigilanza, perché ricordatevi, sono comunque attività soggetta a vigilanza anche se non ricado nel TULS, quindi la delibera si manda alla commissione di vigilanza. La commissione non ha detto niente, certo se la mando un giorno prima no, ma se la mando 7 giorni prima già meglio, direi che escludo ogni genere di responsabilità. Quello arriva uguale. Ma quello è un avviso, è a garanzia, al sindaco, al dirigente dell'ufficio tecnico, dipende da vari fettori, dipende da vari fettori. L'Italia è un paese bello perché è molto variegato, ma se io penso di dover fare le cose in funzione dell'avviso di garanzia, non c'è palio di Siena che tenga. Scordiamoci di fare le belle cose che facciamo in Italia. Noi abbiamo per ora una sola fortuna, che i terroristi ci snobbano. E finché ci snobbano ci va bene, ok? O comunque sono sotto traccia, perché abbiamo degli eventi che sono incontrollabili. Io abito a Firenze, spesso vado in centro a fare una camminata tutti i giorni. Cioè se te vai in Piazza del Duomo, ora che non c'è passaggio, è solo pedonale, quello è un pubblico trattenimento, ma perché c'è il Duomo? E che va? C'è l'articolo 80 sul Duomo? Cioè lì ci sono 1.000-1.500 persone con vari agenti in borghesi, due militari, eccetera, eccetera, ma lì non è che c'è via d'esa, quello è un evento, un pubblico trattenimento costante, permanente, e non ci si fa niente. Quest'anno, per esempio, a Firenze ci sono stati problemi sui fuochi d'artificio. Fuochi, evento tradizionale che portava i cittadini fiorentini ad andare sul Lungarno, sì, dove abitava, c'è stato il filtraggio con l'accesso numerico, eccetera, eccetera, e sono stati molti meno accessi. Un gruppo di studenti intende organizzare una festa all'interno di un palazzetto sportivo, DJ set con ballo dalle 23 alle 4 di notte, che ovviamente ha un collaudo da parte della missione di vigilanza unicamente per eventi sportivi. L'accesso sarà consentito soltanto agli studenti aderenti all'iniziativa di uno specifico plesso scolastico, ma il numero dei partecipanti è circa 300. L'evento è pubblicizzato su una pagina Facebook da cui non risulta e si è rivolto solo a studenti di quel plesso. E qui gli ho dato una risposta. La risposta mia è contattare informalmente gli organizzatori e dire che non possono svolgere l'evento pubblicizzandolo a tutti quanti. Se del caso devono chiedere l'autorizzazione. Se mancano i tempi tecnici, scia sotto le 200 persone e limitano l'accesso, e se ce la fanno poi otterranno per arrivare a 300, altrimenti si accontentano di 200, ok? Caso molto pratico.
Fate domande, se no vogliamo riguardare la Gabrielli, riguardiamo la Gabrielli. Vai, vai. Sì? No, aspetta, aspetta, tanto guardiamo la Gabrielli, così ne parla e poi facciamo la domanda sulla capienza. Certo. Sì. Allora, tu hai una struttura in comodato d'uso. Allora, il comodato d'uso, la locazione o qualunque altra cosa, è la messa a disposizione da parte del comune di un bene proprio. Tu hai diritto a dirgli come utilizzarlo. Per cui se ti do in comodato d'uso per attività associative, tu ciò che devi fare di extra me lo devi chiedere per essere autorizzato. Quindi non autorizzazione TULPS, autorizzato in quanto io sono il proprietario. Quindi senza il mio permesso, anche se fosse una festa privata, cioè lì il problema non è pubblicistico, TULPS, è privatistico. Cioè se io ti do un bene, occupazione di suolo pubblico per farci un chiosco, e te invece del chiosco ci vuoi fare la festa, non la puoi fare. È vero che te l'ho dato per 10 anni, ma per fare il chiosco, per fare un qualcosa di diverso, tu mi devi chiedere, posso farci qualcosa di diverso? E tendenzialmente io ti dirò sì, no, sì, paga, no, sì a queste condizioni, sì con meno 200, sì Gabrielli. Io potrei anche imporgli la Gabrielli su una festa privata. Perché? Perché sta usando un bene mio. Il bene mio, le regole le do io, non mi interessa se non sono vincolanti. Non te lo potrei dare questa regola se fosse una manifestazione pubblica. Ma siccome stai usando un bene mio, io te lo posso imporre. Allora, in quel caso ha maggior ragione. Quindi, non solo mi devi chiedere se puoi fare una festa aperta al pubblico, anche se ti dicessi di sì, poi devi fare la scia sotto le 200 persone o l'autorizzazione sopra le 200 persone. Possono essere soggetti diversi quelli che autorizzano. Perché le tengo distinte? Perché se te hai un ufficio patrimonio, che è l'ufficio che ha fatto il contratto di comodato d'uso con questa associazione, l'autorizzazione per fare la festa la devi chiedere all'ufficio patrimonio, il quale ti dirà, ok, in base al contratto di comodato d'uso, siccome te l'ho dato per questo, anche l'uso diverso non mi deturpa il bene, non mi crea problemi, non crea eccetera eccetera. Ok, questo non ti basta, perché questa è l'autorizzazione civilistica a utilizzare il bene. Poi sulla base di questa tu sotto le 200 fai la scia, sopra le 200 chiedi l'autorizzazione TULPS al SUAP o all'altro ufficio. Ok? Poi c'è sempre, nella domanda c'è sempre l'uso solo pubblico. Certo. Pubblico oppure sì. In particolare stare attenti quando il bene che uso è un bene della pubblica amministrazione. Se è sopra le 200 persone ed è aperta al pubblico, commissione di vigilanza. Quindi se la scordano, se la devono fare da qui a breve. Se è domani, se la scordano. Certo. Sì. 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 Oppure anche diciamo pubblico esterno. Allora, non vale totalmente lo stesso discorso, perché la legge regionale sulle strutture ricettive consente ai titolari di strutture ricettive di svolgere servizi a favore degli alloggiati o degli ospiti degli alloggiati. Quindi se io faccio servizi che possono essere dalla pedicure, manicure, eccetera eccetera, anche a servizi di intrattenimento, purché non siano pubblici spettacoli aperti al pubblico, io lo posso fare nell'ambito della mia licenza. Se organizzo un vero teatro, un vero evento aperto al pubblico, allora rimane la disciplina generale. Il che significa che siccome quella destinazione d'uso è turistica ricettiva, se è un bene demaniale o comunale, io te l'ho dato per quella finalità, tu mi devi chiedere prima l'autorizzazione a poterlo svolgere e poi puoi presentare la scia o la richiesta d'autorizzazione. Allora, Gabrielli, ricordiamo che cos'è Gabrielli. Gabrielli è una circolare, impropriamente detta circolare Gabrielli, circolare redatta dal sottosegretario al Ministero dell'Interno Gabrielli, capo della Protezione Civile, è emanata dal Ministero dell'Interno il 7 giugno 2017 e indirizzata a tutti tranne ai comuni. Prima notazione stilistica.
ai prefetti, ai commissari di governo, ai questori e ai vari comandi, polizia, eccetera, eccetera. I comuni ce l'hanno ovviamente di rimbalzo perché fanno parte della commissione di vigilanza e perché ovviamente alcune di queste cose si riferiscono anche a loro, anche perché il ministro dell'interno dice: cari prefetti, attivatevi con i comuni, nel comitato, eccetera, eccetera, per porre in essere, diciamo, le azioni di attuazione. I recenti fatti di Torino hanno posto in evidenza la necessità di qualificare nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, quindi non parliamo di eventi diversi, solo pubbliche manifestazioni, gli aspetti della safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative. In tale ambito, per quanto riguarda la safety, primo campo, facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, quale le commissioni provinciali o comunali, per la serie la circolare non è vincolante nemmeno per voi, cioè voi avete la competenza di giudizio, io vi do degli input che voi potete recepire, nonché le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non a caso poco dopo adotta una propria circolare, nonché del centro operativo comunale, del centro operativo misto e del centro coordinamento soccorsi, dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza: capienza delle aree di svolgimento dell'evento per la valutazione del massimo affollamento sostenibile, che non è detto che sia la capienza che io raggiungo, quella massima oltre la quale, diciamo, la soglia di sicurezza viene meno. Io potrei anche dire può arrivare a 3.000, io comunque più di 1.000 non li prevedo, o comunque chiudo a 1.000. Tutti e due i numeri vanno individuati, la massima sostenibile e quella che raggiungo io. In particolare per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, perché ovviamente lì è più difficile, cioè, di là c'è i biglietti, controllo bene, di qua mi devo organizzare per poter trovare un metodo, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza. Gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove possibile, anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva. Quindi i sistemi di rilevazione numerica sono eventuali, se possibile. Questo se possibile, vi ricordate la circolare dei Vigili del Fuoco, magari dopo riguardiamo, diceva potrebbe non essere possibile per ragioni tecniche, ci sono più accessi o accessi troppo larghi che potrebbero essere contenuti, oppure mi servirebbero 10.000 strumenti di accesso numerico che non ho la possibilità di comprare, o 10, 20 che non ho la possibilità di comprare, fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle forze di polizia. Tradotto, tu devi avere la zona del varco dove c'è il controllo numerico, dove saranno i bigliettini, più una fascia di rispetto dove non fai passare per evitare l'assembramento all'ingresso, che la calca faccia pressione per poter entrare. Quindi una zona di prefiltraggio. Ok, passi, steward, ok, lei può entrare. No, è arrivato il numero finale, bene, ci si ferma qua. Ok? È un po' complesso, per eventi grandi è semplice, per eventi piccoli diventa anche logisticamente difficile. Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico con indicazione dei varchi. Vi dicevo, la regola è non si entra da dove si esce e viceversa. Piani di emergenza ed evacuazione anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti dall'organizzatore dell'evento. Primo onere a carico dell'organizzatore. Ti paghi te, i Vigili del Fuoco, sapete che ASL, Vigili del Fuoco, altre organizzazioni fanno servizi a domanda individuale da parte dei privati. Quindi i Vigili del Fuoco hanno un tariffario per cui si può chiedere un preventivo e dire: ok, guarda, mi serve l'autobotte X, mi serve l'intervento per questo evento qui. Quindi esiste questo servizio, oppure associazioni private fanno servizi analoghi, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata. Suddivisione in settori dell'area di affollamento in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno per l'eventuale emergenza e interventi di soccorso. Quindi immaginatevi un quadrato o un cubo di Rubik, ok? La faccia di un cubo di Rubik, 9 caselline, all'interno ci sono i percorsi, così che il mezzo possa accedere ai vari settori e fare l'intervento solo sui settori interessati. Piani di impiego, anche in questo caso a cura dell'organizzatore,
di un adeguato numero di operatori appositamente formati con compiti di accoglienza, estradamento e regolamentazione. Ad oggi non esistono corsi obbligatori predefiniti. Quindi l'importante è che ci sia una formazione che può essere fatta anche dallo stesso organizzatore. 2 ore di incontro, basta che sia documentata. Quindi io trovo dei ragazzi, studenti, li chiamo, gli faccio 4 ore di formazione su cosa devono fare, come devono mettere la divisa, che informazioni devono dare, attesto che hanno fatto il corso, gli rilascio l'attestato e lo organizzo. Di qui a breve ci saranno, come per gli steward, come c'è stato in tutti i settori, per la somministrazione, il commercio, l'HCCP, ci saranno i corsi di formazione. Spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra. Assistenza sanitaria, ricordatevi, esiste quella normativa che stabilisce quanti ambulanze e quanti medici devono essere in funzione di quel rischio che abbiamo visto. Spazi e servizi di supporto accessorio, funzionali allo svolgimento dell'evento, alla presenza del pubblico, per cui appunto il camerino dove lasciare gli abiti, piuttosto che le borse, piuttosto che tutti i servizi accessori che non possono essere mescolati con gli altri servizi. Previsione a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria di un'adeguata assistenza sanitaria con individuazione di aree e punti di primo intervento fissi e mobili, eccetera. Presenza di impianto di diffusione sonora e o visiva per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità. Io me la sono vista così. In caso di emergenza, uscite laterali, uscite di dietro, ok, come sugli aerei, ok? Che poi sono quelle cose che alla fine, dopo il terzo non senti più e ti possono dar fastidio, però sono utili, perché poi in aereo sappiamo tutti che se cade l'aereo come ci facciamo a mettere in sicurezza. Valutazione, buttiamola anche sul ridere, alcune di queste parti, se pensate bene, fanno ridere. Però ecco, questa cosa qui, per esempio, uno dei primi eventi è stato il concerto di Vasco Rossi, dove è stata attuata queste misure, già previste perché sono per quella dimensione significative. Però i testimoni che io e gli amici sono andati hanno detto che è stata un'organizzazione perfetta, ok, nonostante i 300.000 partecipanti. Valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Vi dicevo, questa è una previsione facoltativa che può essere attuata o dalla stessa commissione, perché ritiene che l'uso di questi strumenti infisci la safety degli altri, per cui poi dopo non riesci a muoverti, oppure dall'amministrazione comunale per finalità diversa, perché poi non mi voglio trovare gli ubriachi o i feriti al pronto soccorso, eccetera, eccetera. Su questo ormai troviamo numerose ordinanze di sindaci che istituiscono questo divieto. Dopo ve ne faccio vedere qualcuno e nei documenti vi metto a disposizione ci sono alcuni esempi per scopiazzare. In tal senso dovranno essere effettuati preventivi e mirati sopralluoghi nelle località di svolgimento delle iniziative programmate per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di safety e l'individuazione delle cosiddette vulnerabilità ai fini dell'attenta valutazione sull'adozione o implementazione di apposite misure aggiuntive da parte delle amministrazioni, società, enti pubblici, pensate il sistema di approvvigionamento dell'energia elettrica, i bagni chimici, eccetera, eccetera. A tale condizione di safety dovrà corrispondere adeguati security, tutela dell'ordine e della sicurezza, mirata attività informativa, puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte, sensibilizzazione della prevenzione sul controllo del territorio, servizi di vigilanza e osservazione anche a largo raggio presso le aree e gli itinerari di interesse, previsione di un'adeguata protezione delle aree mediante attenti controlli con ispezioni e bonifiche, individuazione di idonee aree di rispetto e prefiltraggio al fine di realizzare controlli sulle persone, quindi non solo all'evento ma all'uscita del casello autostradale, 1 chilometro prima, dove c'è i parcheggi, eccetera, eccetera. Opportuna sensibilizzazione degli operatori impiegati nei vari servizi perché mantengono un elevato e costante livello di attenzione. Quindi il controllo delle forze dell'ordine sugli steward perché, diciamo, o controllo, l'informazione perché diffondano ai partecipanti questa informazione. Nel quadro descritto assume un ruolo fondamentale il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza,
per l'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni di intervento. In tale consenso sarà realizzata una cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative, ed è il tema della sicurezza urbana. Quindi sicurezza urbana e questi eventi sono legati, diciamo, il comitato presso la prefettura o presso le amministrazioni locali di coordinamento di queste iniziative è fondamentale, perché non c'è soltanto l'aspetto della sicurezza, c'è l'aspetto della viabilità, ci sono aspetti collaterali, eccetera, eccetera. Si rassegna quanto sopra alla particolare attenzione delle signorie loro nel comune obiettivo di realizzare omogenee procedure e modelli unitari di intervento per innalzare ulteriormente le condizioni di sicurezza generale. Gabrielli. Ok? Quindi, ricapitoliamo. La circolare non è fonte normativa, non ha un effetto diretto, ma se date il suolo pubblico, fate in modo che vi dichiarino il rispetto almeno di quelle condizioni essenziali. Se invece siamo sopra le 200 persone, sicuramente in commissione di vigilanza ne verrà richiesta l'osservanza. Vediamo adesso la circolare dei vigili del fuoco, che abbiamo già visto stamani mattina, ma riprendiamo in mano. Sì, sì, dimmi, dimmi. Sì. Sì. Ricordati chi è il destinatario della lettera. Non siamo noi. Poi, se li facciamo anche noi, non è che dico che fa male. Se stiamo parlando di un evento con 100 persone, già parlare al plurale di preventivi e mirati sopralluoghi è un ci si fa. Se parliamo dell'evento della vita di 7.000-10.000 persone, probabilmente è bene farlo, ed è bene farlo magari separatamente dalla security. Considerate che in caso di un evento significativo gli organi di sicurezza hanno anche una unità di controllo che non è soltanto quella dell'incolumità pubblica, c'è l'antiterrorismo, c'è l'antimafia, c'è le sostanze stupefacenti, c'è tutto un altro mondo che a noi interessa meno, a noi interessa il nostro eventino, quindi possiamo organizzarlo anche per conto nostro. È difficile, a volte la cosa che vi invito a fare è, uno, dar traccia delle cose che avete fatto. C'è un conto è trovarsi sfortuna nel caso del rischio che avviene e vi dicono: ma te cosa hai fatto? Beh, intanto ho fatto una foto da Google Maps, ho visto quali possono essere le vie di fuga, ho visto che non ci sono lavori in corso, ho visto che in quel periodo le strade sono abbastanza lì, la cartellonista l'abbiamo messa. Dar traccia nel vostro fascicolo che avete fatto certe cose. Avete avvisato la provincia, se siamo sul lago, avete avvisato la commissione e quant'altro. Dopodiché, dicevano gli antichi romani, ad impossibilia nemo tenetur, cioè se l'evento avviene... Il che non ti invidio in questo periodo. Sì. La domanda per tutti, ma i sopralluoghi mirati? Allora, premessa che la circolare riguarda le forze dell'ordine diverse dalle amministrazioni comunali, quindi è loro che sono invitate formalmente. Noi può essere utile e rimane nella nostra autonomia organizzativa. La regola, ti direi, è la polizia locale, perché l'autorità competente a effettuare i sopralluoghi in senso tecnico e che anche i compiti e il potere, perché tu per fare il sopralluogo devi fare una trasferta, cioè tu amministrativo non sei abilitato a uscire dal servizio se non con il codice di servizio fuori sede, quindi in generale non devi farlo. Inoltre io suggerisco di tenere distinto il ruolo dell'autorizzante da chi fa la vigilanza. Certo, certo. Però vorrei aggiungere una cosa. Certo. All'interno, quelli sotto i 200, sì, in effetti diventa difficile per vedere chi è poi l'organo preposto alla vigilanza, di norma la polizia municipale, ma sopra i 200 è la commissione che dice che è che deve vigilare e deve attuare le norme. L'abbiamo visto nell'articolo 141, la commissione delega. Sì. E poi sotto il 200. Sì. Sopra il 200 noi
Quindi sopra i 200 la commissione può delegare un soggetto per l'effettuazione delle attività di vigilanza, che può essere un soggetto anche diverso dai membri della commissione. Vai, vai. Sì. 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 Sì, ripeto la domanda per tutti. Io ho la festa del patrono con somministrazione temporanea, scia amministrativa, notifica sanitaria. Quando vado a dare il suolo pubblico, ci siamo detti, non c'è TULPS, la Gabrielli non sarebbe dovuta, ma io ritengo di dover dare le prescrizioni. Queste prescrizioni dove le metto? Allora, il consiglio è nell'atto di concessione del suolo pubblico, quindi o nell'atto unilaterale o nella convenzione. È indifferente, diciamo, tanto sono prescrizioni, le posso dare anche come prescrizioni di suolo pubblico. Ciò non toglie che possono essere date anche all'atere. Io ti do il suolo pubblico perché l'ufficio del suolo pubblico non si occupa di queste cose, e io con ordinanza a parte, che può essere ordinanza dirigenziale o ordinanza sindacale, ti faccio l'ordinanza con cui ti dico: per questo evento devi rispettare questo e questo. Io preferisco in questo caso l'ordinanza sindacale, perché siamo nella materia dell'articolo 50 rinnovato per le finalità, per quelle finalità. Quindi il sindaco, visto il suolo pubblico, vista la manifestazione, considerato ritenuto opportuno, in questo caso però il suolo pubblico deve mettere una clausola nella concessione in cui dica: dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni dettate con separato provvedimento. Perché? Perché se io ti do il suolo pubblico senza prescrizioni e mi arriva una prescrizione dopo, il rischio è che possa essere illegittimo impugnato l'atto. Quindi una formula ci vuole, quindi o lo dà direttamente il suolo pubblico o lo dà l'ufficio. Il contenuto può essere frutto di una conferenza di servizio interno, di un parere della commissione che io decido di attivare anche se non ricade nel campo di applicazione, per cui me lo può dire dalla commissione, o una tantum, la commissione per questi eventi dice: guarda, fai mettere questo, questo e quest'altro. Oppure può essere il tecnico che nella modulistica mi barra le varie case della Gabrielli e mi dice: cielo, cielo, manca, manca, questo lo faccio con queste caratteristiche. L'ideale è nella modulistica mettere i punti della Gabrielli e fargli dichiarare come li hanno rispettati. Anche soltanto perché il tecnico si domandi: oh, ma questo non l'avevo previsto di pensarci. Una cosa sulla competenza. Allora, chi è competente a rilasciare l'autorizzazione dell'articolo 68-89-80? Il dirigente o PO o responsabile del servizio. La competenza è del tecnico, non del sindaco. C'è giurisprudenza ormai che chiarisce, tranne un TAR Sardegna vecchissimo, ma la competenza non è del politico, sono procedure tecniche. Fra l'altro il richiamo al SUAP impedisce sia il sindaco. C'è un problema, come? A mio avviso anche per i fuochi d'artificio è il dirigente, però mentre sul pubblico spettacolo è pacifico e c'è giurisprudenza, sui fuochi d'artificio è più raro, e lì, ritenendo che ci possa essere coinvolta la viabilità, il traffico, ragioni di opportunità, insomma, non mi sconvolge se è il sindaco, diciamo. Qui vi segnalo un'altra cosa, che è il problema del conflitto di interesse di cui vi diceva stamani mattina. ANAC, autorità anticorruzione, cantone, ha adottato un orientamento nel 2014 e ha detto: il comandante della polizia municipale non può fare quello che rilascia le autorizzazioni amministrative. Perché? Perché rilascia l'autorizzazione amministrativa e poi se le va a controllare. È un va bene, c'è un conflitto di interessi. Questo orientamento non è fonte del diritto, ma nel 2016 il TAR Campania ha annullato un diniego del comandante della polizia municipale di un comune della provincia di Napoli proprio su questo presupposto. Il diniego era legittimo sostanzialmente, ma il comandante era comandante della polizia municipale e faceva vigilanza sulle insegne, e ha detto: no, è in contrasto con i principi dell'orientamento 57-2014 dell'ANAC e quindi è illegittimo. Quindi le licenze TULPS le rilascia un tecnico, SUAP se ricade nel SUAP, se non ricade nel SUAP non la polizia locale, deve essere un soggetto diverso, o all'interno della polizia locale il comandante che non è responsabile di servizio, o viceversa. Prego. Idem, idem.
Questo orientamento dice tutto ciò che amministrazione attiva, cioè rilascio di permessi, non lo può fare chi fa vigilanza. Se no, ok? Poi certo, se in un comune ho finito il personale, qualcuno deve firmare. Meglio il segretario a un certo limite, anche se c'è una giurisprudenza che dice il segretario non può svolgere funzioni dirigenziali perché fa solo il segretario. E allora è andata a quel paese. Ok? Allora, eravamo rimasti alla Gabrielli. A questo punto prendiamo la Vigilfuoco, che abbiamo già visto, però uno sguardo glielo diamo. Allora, circolare di 12 giorni dopo del Ministero dell'Interno, però non il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che la manda ai prefetti, ai commissari, al ministro, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a tutti i comandi dei Vigili del Fuoco, non ai comuni, ok? E dice, scusate, sento un brusio se non ce la faccio, in una necessaria ottica di sicurezza integrata, ricomprendente profili attinenti alla security e alla safety, il signor capo della Polizia, direttore generale pubblica sicurezza, ha emanato un'apposita direttiva nella quale sono state fornite indicazioni in merito, e questa è la premessa. Va evidenziato che gli eventi a cui fa riferimento la direttiva del 7 giugno, quindi questa è una circolare interpretativa di quell'altro, in pratica gli dice, te eri dimenticato di precisare, te lo preciso io, possono corrispondere a manifestazioni di qualunque natura o finalità, religioso, politico, eccetera, eccetera, a prescindere dalla riconducibilità o meno a quelle che involgono le competenze della Commissione, sopra o sotto le 200 persone. Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di safety devono presentare o far prefigurare con ragionevolezza, quindi non chiediamo di essere certi che, di fare un giudizio e dire basta, potrebbe succedere che, e allora intervengo, particolari profili critici che richiedono un surplus di attenzione e cautela indipendentemente dalla tipologia e dall'affollamento. Queste norme sono un corpus unico, quindi non vanno viste pezzettino per pezzettino, andiamo alle parti più che ci interessano. Ai fini dell'individuazione delle misure di safety da applicare ai singoli eventi, si dovrà fare riferimento al quadro normativo che regola l'attività delle commissioni comunali di vigilanza. Tale complesso e collaudato sistema di disposizioni potrà costituire un utile parametro valutativo anche per le manifestazioni per le quali non è prevista l'attivazione delle predette commissioni. Ripeto il concetto, questo è importante, e è molto intelligente la circolare. Cioè dice, se te hai il documento che abbiamo visto della prefettura di Perugia, che descrive le procedure, la modulistica, le regole, cosa fare sopra le 200 persone, fai copia e incolla e mutatis mutandis lo utilizzi anche sotto le 200 persone. Non te comune, ma te professionista. Gli dai i modelli e le schede da compilare e gliele fai compilare come se facesse una domanda sopra le 200. Le esigenze sono le stesse, anche se le devi ridurre in piccolo, ok? È evidente che ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso per caso, può richiedere un quid pluris in termini di misure precauzionali e pertanto implicare la necessaria applicazione di particolari misure di safety. In tale situazione potrà essere valutata l'esigenza, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, di integrare il quadro prescrittivo indicato dalla Commissione di Vigilanza di eventuali ulteriori misure. Nel caso si tratti di eventi che non implichino l'attivazione delle commissioni, le misure di safety ritenute necessarie saranno declinate nell'ambito dello stesso Comitato Provinciale. Tradotto, il comitato provinciale dirà alle commissioni comunali e provinciali, date queste prescrizioni per questi eventi particolari, e le commissioni devono obbedire. Se siamo sotto le 200 persone, non lo potrà fare, dirà al sindaco, caro sindaco, al tecnico fagli autocertificare questi e quest'altri requisiti, altrimenti non si va avanti. Ok? Perché? Perché non intervenendo le commissioni, l'unico modo è quello, o me lo dice prima l'interessato in sede di autocertificazione, o... lo vediamo. Nel venire agli aspetti operativi, si ribadisce come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di safety non possa essere costituito dalla vigente normativa riguardante le commissioni di vigilanza,
che riguardano i parametri numerici, le modalità di distribuzione del pubblico, il corretto dimensionamento delle vie d'esodo. Volevo cercare una cosa. Tenete leggere. No, basta, diciamo che i punti fondamentali sono questi. Ecco, sul sito vigilfuoco.it saranno messe le indicazioni, le linee guida e le risposte ai quesiti che perverranno. Si informano i comandanti che, appunto, che è un sito fatto molto bene, vigilfuoco.it, dove c'è l'elenco delle attività, le risposte ai quesiti, è uno dei siti dell'amministrazione statale meglio organizzato. Bene, questa è la seconda circolare. Torniamo ad alcuni quesiti che mi sono stati fatti così da alimentare anche i vostri. Ecco, mi trovo nell'urgenza per cambiamenti di programma inattesi di sapere cosa deve fare un'associazione culturale per poter svolgere uno spettacolo teatrale in un giardino privato con spettatori che saranno associati. Grazie a chiunque potrà consigliare. Allora, se l'area non è recintata, ci sono meno di 200 persone, dura meno di 24 ore, sicuramente una scia con planimetria e relazione tecnica si è aperta al pubblico. La invia alla polizia locale e al presidente della commissione di vigilanza e non serve altro. Se recintate supera 200 persone, cambia tutto perché si va in commissione di vigilanza. Se è una festa riservata ai soli associati, io ho dato per scontato questa risposta perché mi parla di giardino pubblico. Ora, un giardino pubblico dove ci vanno solo gli associati, per definizione non lo puoi fare perché non lo puoi chiudere al pubblico e quindi difficilmente il comune ti dà la concessione. Quindi nel giardino pubblico l'associazione ha avuto l'ok da parte del comune di organizzare l'evento, ma non potendo impedire l'accesso del pubblico, è di fatto c'è l'offerta al pubblico e quindi siamo con la scia sotto le 24 ore previa o concessione di suolo pubblico o autorizzazione allo svolgimento dell'evento. Nell'ambito del nuovo regolamento comunale per le pubbliche manifestazioni si vorrebbe introdurre un ulteriore momento di semplificazione rispetto a manifestazioni di carattere modesto e si svolgono all'aperto, allargando la possibilità di presentare la scia anche a situazioni oltre le 200 persone che superano le 24 ore. Sarebbe possibile? Io ho risposto no. Io che sono un ipersemplificatore a questo non ci arrivo. Nel senso, sotto le 200 persone, scia entro le ore 24 si può fare. Scia oltre le ore 24, con delibera si può fare, sopra le 200 persone c'è la competenza della commissione. Poi, ma qui spetta la commissione, niente vieta che la commissione dia un parere preliminare, cioè dica, per gli eventi fra 200 e 500 persone, per esempio, non mi chiedete più il parere perché ti do già il parere a queste prescrizioni. Quindi la commissione, per semplificare la sua attività, definisce le casistiche per le quali non c'è bisogno di un parere specifico, perché se te fai l'evento con le Gabrielli, con queste eccetera eccetera e non superi le 500, non mi convochi nemmeno. Proponetelo alla commissione comunale di fare questo tipo di manuale delle attività già oggetto di parere preventivo. Esiste già un esempio nella nostra normativa, si chiama le autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera. È una procedura particolare che dice tutte le volte in cui tu sei una carrozzeria con meno di 25 metri cubi di prodotto o certe caratteristiche, ti avvali dell'autorizzazione che ti ho già rilasciato. Cioè io ti ho già rilasciato l'autorizzazione prima che tu mi faccia la domanda, se mi autocertifichi che rispetti queste condizioni. Quindi magari per eventi fra 200 e 500, fra 200 e 1000, potrebbe risolvere un sacco di problemi. Formalmente si può fare perché il parere della commissione c'è e ovviamente è un parere standard. Non riguarda nello specifico queste attività, ma riguarda il TULS. Sapete che col decreto 222 è stato eliminato l'obbligo della scia per cose usate e conseguentemente, ha detto il Ministero, la tenuta del registro delle cose usate. Ve la butto là nel caso in cui non ci avevate fatto caso. Allora, sentenza recente. TAR Marche 29 maggio 2017.
occorre la licenza di pubblico spettacolo al ristorante che intende svolgere una festa da ballo. Poi se vogliamo andiamo a vedere le caratteristiche della sentenza, però vi dicevo, un conto è il ristorante che fa intrattenimento come momento accessorio e senza alterare le condizioni dell'ambiente in cui opera. Discorso se fai una vera e propria festa da ballo, allora hai bisogno del TULPS per essere legittimata a svolgere quell'attività. Quindi ci sono sentenze anche recenti su questo discrimine. Il confine non è netto, ma fondamentalmente c'è pagamento del biglietto, sovrapprezzo delle consumazioni o organizzazione di strutture anomale rispetto alla somministrazione ordinaria. Vediamo un po'. In uno spazio all'aperto di un circolo privato si tengono trattenimenti danzanti con ingresso gratuito riservato ai soli soci del circolo. Presentano valutazione di impatto acustico ai fini di richiedere o meno autorizzazione in deroga a limiti di numerosità. Sembra evidente che non è necessaria autorizzazione o scia per l'articolo 68 né agibilità dei locali. Tra le varie circostanze però necessarie ai fini di verificare se sussista il carattere privato della manifestazione, vi è il numero dei partecipanti. Esiste qualche indicazione? Teoricamente non esiste un limite, in quanto l'evento riservato ai soci esclude la natura imprenditoriale. Quindi un circolo con 3.000 soci non deve fare niente del TULPS, anche se fa trattenimenti da zero. Cioè, cosa è successo? Ricordi qualche anno fa una discoteca in un circolo privato aveva tutte sbarrate le vie di fuga e morirono? Allora, quello se hai sbarrato le vie di fuga... No, lo so, però cioè, i requisiti di sicurezza... Allora, un conto è l'agibilità e i requisiti di sicurezza. Quindi tu ogni volta che hai un immobile, quell'immobile è utilizzabile per un numero massimo di persone in funzione delle norme generali di sicurezza, decreto 81-2008 e normativa di prevenzione incendi che si applica anche a circoli privati, sebbene con pochissime disposizioni. Diverso è il caso dell'evento eccezionale, la festa, l'evento, anche una villa privata è agibile per una famiglia di 20 persone, ma se ci fai un matrimonio ce ne sono 500. L'uso temporaneo, occasionale, sporadico non ti obbliga ad adottare le misure di sicurezza, tant'è che non si applica la normativa di prevenzione incendi. Quindi l'uso per una volta alla settimana, due volte alla settimana per fare il ballo riservato ai soci in un ambiente tutto sommato adeguato non implica delle misure di sicurezza ulteriori. Sono dei privati. Se a casa tua inviti 200 persone e poi hai lasciato il caminetto acceso e prende fuoco... Come la somministrazione, cioè la somministrazione è libera del circolo, però i requisiti di igiene sanitaria non avevi. Perché c'è una norma ad hoc che le assoggetta alla normativa sulla somministrazione. Non è la sicurezza, qui è il pubblico spettacolo, che è diverso. È diverso dalla sicurezza. Un conto è, cioè, finché tu rimani nell'ambito privato, sono privati che decidono, in base alla Costituzione, fra l'altro, il problema di queste norme è che noi guardiamo l'aspetto della sicurezza, però abbiamo la nostra carta costituzionale che ci dà il diritto di associazione. Le associazioni sono libere di riunirsi e di fare quello che vogliono se rimangono in ambito privato. Quindi io non potrei nemmeno entrare. Cioè le forze dell'ordine lì, senza un mandato del magistrato, non ci possono entrare per dire siete 300. Possono entrare nelle aree aperte al pubblico, l'area di somministrazione del circolo, perché quella è un'area in cui la normativa prevede che sia fuori dall'area del circolo, ma anche quando la forza dell'ordine entra in un circolo, non possono andare nelle salette riservate o nelle altre parti, perché è privata dimora. Stessa cosa vale qui. È un confine abbastanza labile, quindi a meno che io contesti che tu per il numero di soggetti, vi ricordate quella sentenza che diceva sopra le 100 persone il circolo io ti prescrivo di avere licenza TULPS perché non è ragionevole ritenere che sia un ambito privato? Allora lì sì, per questo dicevo, teoricamente non esiste un limite in quanto l'evento riservato ai soci esclude la natura imprenditoriale. Tuttavia il superamento dei 200 complessivi fa puzzare l'iniziativa di un qualcosa che non è più privato. Ok? Quindi il raduno annuale degli alpini, dell'associazione alpini, se sono 5.000, il raduno annuale ci sta, ma se tutti i giorni fai il raduno annuale 5.000, quella è una discoteca, ok? Quindi bisogna vedere il contesto. Quindi il circolo che tutti i giorni porta 5.000 persone, non me la dà a bere. Io intanto te lo contesto e poi si vedrà il giudice. Però il circolo che eccezionalmente ne porta 150, 100, direi che ci siamo. L'indicazione che davo io è sotto le 200 stai abbastanza tranquillo. Vuoi un consiglio? Fammi la scia. Cioè, già che ci sei, mi fai la scia e mi indichi quali sono le misure di sicurezza che adotti. E se mi viene a chiedere informazioni, ti dico, adottale anche senza far la scia.
ma a tua cautela, perché se succede qualcosa ha voglia di dire che è un circolo, ma poi vengono a te, prendere te presidente, hai finito di vivere. Ok? Mario aggiunge articolo 118 del regolamento d'attuazione del TULPS, norma poco nota, dice: la licenza dell'articolo 68 deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto di invito, quando per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Quel ragionamento ti dicevo. Cioè, la pubblicità, il numero eccessivo, cioè, te quanti soci hai? 100, e ce n'è 300. Troppi fra soci e invitati. Oppure hai fatto i biglietti di invito per l'evento? Troppi. Quindi, fattori per cui, sintomi che attestano il fatto che non sei più un circolo. Fate domande, se no io vado avanti. Vai. Buono. Devo chiedere di disposizione la stampiera, no? Sì. Tu sai, la stampiera è una cosa molto importante. Per 9 giorni c'è una parte strettamente commerciale, con le sue strutture, poi c'è la fiera degli ambulanti, il mercato in sala, e dentro deve entrare la manifestazione, la mostra dei minerali, poi ci sarà eventi sportivi, di tutto. Ora, la circolare sia del WWF che della CR parla di manifestazioni pubbliche. Quindi, la prima domanda è: come si definisce la manifestazione pubblica? Solo vende TULPS? Oppure, anche come dice il GDPO, la safety va applicata anche a quelle che non rientrano nella commissione? Perfetto, quindi ricapitolo per tutti quanti e per il pubblico a casa. Fiera di Scandicci, per chi non la conosce, 300.000 partecipanti, 9 giorni, picco di 10-15.000 persone nella stessa giornata, 20.000 metri quadri coperti senza struttura, e l'intero paese, l'intero, insomma, centro della città occupato da migliaia di persone. È una manifestazione pubblica? Allora, ai sensi definitori di per sé stesso no, nel senso che lì ci sono eventi scollegati, anche se facenti parte di un programma unitario, gestiti unitariamente, dove c'è l'area dell'artigiano, il mercato ordinario straordinario, le giostre dall'altra parte della strada, la tranvia che ci passa, gente che si ferma e con l'occasione passa di lì, c'è le associazioni di volontariato che fanno iniziative legate al volontariato, ci sono i trattori per strada che fanno vedere, ci sono gli animali ogni tanto che passano, ci sono i ladri che pigliano i portafogli, c'è tutto il mondo possibile ed immaginabile. La finalità diretta non è quella del pubblico evento, di pubblico spettacolo o trattenimento. Non c'è un posto dove vado a vedere qualcosa. Vedo un po' tutto, visito Scandicci, posso andare per negozi e con l'occasione vado al mercato, ma ci andrei anche se non ci fosse stata la fiera di Scandicci, perché i negozi e il mercato tutti i sabati ci sono. C'è l'evento commerciale, ma quell'evento commerciale è una fiera commerciale, quindi di per sé stesso non è un'attrattiva ulteriore. Prevalentemente c'è una finalità commerciale, perché il grosso è una finalità commerciale. Quindi ritengo che in quel contesto, essendo uno spazio aperto, riguarda quasi tutto il centro della città, migliaia di metri quadri, essendo impossibile qualsiasi ipotesi di meccanismo di controllo, anche di computo o anche di calcolo, non siamo nel campo di applicazione del TULPS né tantomeno delle prescrizioni della Gabrielli. Premessa. Secondo, tutto è organizzato dal comune e il comune lo organizza prevalentemente su area pubblica. Quindi si deve porre il problema di individuare alcune misure di safety che, pur non prescritte dal TULPS, c'è necessità. Piano di emergenza ed evacuazione va individuato. Migliorare la cartellonistica è totalmente assente, perché sono i cartelli stradali e diciamo commerciale, diciamo, ma non punto di raggruppamento, i dispositivi antincendio dove sono, centralizzati, cioè più diffuso. All'interno della tensa struttura ci sono. Io non mi è mai capitato di guardare, di vedere. Perfetto. Quindi magari da quel punto di vista il comune può dotarsi, autodotarsi di regole ulteriori. Quindi siamo in quel campo nel quale non c'è un obbligo giuridico di farlo, diretto,
ma in caso di evento sfavorevole sicuramente mi può essere chiesto perché non hai fatto quelle cose lì, e questo è inevitabile, e questo è inevitabile, quindi non tutte, ma alcune senz'altro. Prego. Aspetta. Il circolo privato può uscire fuori dal proprio ambito, perimetro, e si mette davanti all'ingresso dando da bere a chi passa a quel punto, perché diventa un esercizio pubblico. Allora, i circoli privati sono abilitati a somministrare ai soci, abbiamo detto, e agli amici dei soci all'interno del circolo e senza pubblicizzazione all'esterno dell'attività di somministrazione, per cui si esclude la possibilità di concedere il suolo pubblico dehors, fronte strada, ai circoli privati, mentre è ammessa la somministrazione nel resede interno ancorché visibile dalla strada, perché comunque è proprietà area privata e la visibilità all'esterno non è necessariamente indice di somministrazione. Che succede? Durante le sagre, le feste e gli altri eventi, chiunque, dice la norma, può effettuare somministrazione temporanea. Quindi in quel caso anche il circolo, ma non con la sua licenza di circolo, presentando una scia di somministrazione temporanea, può chiedere il suolo pubblico, ma diciamo ad altro titolo. Quindi non è il circolo in quanto tale, ma è un evento esterno, così come può partecipare alla sagra in un altro comune, può partecipare all'evento del proprio comune. Deve fare la scia di somministrazione temporanea, la notifica sanitaria, come fa qualunque altro dei soggetti partecipanti alla manifestazione, e non necessariamente davanti al proprio circolo. Anzi, tendenzialmente non dovrebbe essergli consentito davanti al proprio circolo, perché sembrerebbe un'estensione dell'attività di somministrazione svolta all'interno. Quindi in quel caso, pur essendo nell'ambito di una manifestazione più ampia, opera come un'associazione senza licenza. Se facesse questa attività qui all'aperto, farebbe un'attività senza licenza, addirittura una somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sanzionata legge 287 del 91. Prego. Quindi un centro privato non può chiedere solo pubblico neanche senza somministrazione? Senza somministrazione sì, non può. Il dehors, cioè l'occupazione finalizzata a il consumo, no. Se vuol mettere i gonfiabili, vuol mettere... Allora, ciò che non può fare è la somministrazione intesa come servizio al tavolo. L'occupazione con tavolini e sedie, se il comune nel proprio regolamento lo prevede, di per sé stesso non è vietato. Io starei attento, nel senso che oggi molti comuni danno la somministrazione solo agli esercizi di somministrazione, danno l'occupazione solo pubblico solo agli esercizi di somministrazione. Secondo me si possono dare anche al vicinato, perché può fare somministrazione non assistita, e gli artigiani alimentari, perché possono fare somministrazione non assistita. Arrivare ai circoli. Diciamo che con le dovute prescrizioni. Uno, ti do il suolo pubblico, ma non puoi mettere. Due, ti faccio mettere un cartello sul tavolino, vietata la consumazione di alimenti sul posto. Tre, spazio pubblico aperto a tutti, una cosa del genere. Cioè non è riservato ai tuoi soci, ma è come se tu mi realizzassi delle panchine pubbliche a tue spese. Con queste prescrizioni, con tutto il cartello, vietato il consumo sul posto di alimenti e bevande. Certo, cioè ben venga. Sì. Ora arrivare al gratuito è un po' troppo per un bar, però. Sì. Gabriele. Sì. Allora, la domanda è, la maggior parte delle nostre iniziative, perché l'Italia è fatta da piccoli centri non pensati per i mezzi di soccorso, è che una volta che nel centro, che ha una
ingresso, una strada di ingresso di 1,5 metri, 2 metri, quello che è, ci metti un banchino, poi il mezzo di soccorso non passa. Ora, intanto esistono delle cautele, se il banchino è mobile, arriva l'ambulanza, lo sposta. Il problema dei mercati è quando te hai il mezzo, per cui non ti puoi spostare perché non passa e non riesci a spostarlo facilmente. Quindi il dehor mobile, il banchino mobile, diciamo, è meno problematico se con uno spostamento rapido tu riesci comunque a garantire il deflusso. Altrimenti ti devi porre il problema dell'accesso o da vie laterali, quindi serve un piano per fare in modo che se tizio, se poi sono 5 banchini non è niente, ma se te c'è un'intera via di 500 metri, te devi garantire che al 250 metro l'ambulanza, se non lì, arrivi almeno a 20 metri, perché con la barella possa essere, quindi o una via laterale o altrimenti non dai più l'occupazione solo pubblico. Bisogna anche arrivare al punto di dire ci sono eventi che non si possono più fare, ci sono eventi che per motivi di sicurezza non siamo in grado di garantire, altrimenti punto fisso. Per esempio, in alcune realtà ho visto, tolgo un banchino e ci metto il punto della pubblica assistenza. A metà del corso ci metto la pubblica assistenza con il defibrillatore, con il servizio di supporto, che se succede qualcosa piglia e parte a sinistra, a destra della linea e riesce a fare il suo intervento. Rimane il problema dei vigili del fuoco, ma i vigili del fuoco hanno la pompa, gli bastano 20 metri di distanza per raggiungere il punto. Prego. Si stanno allargando. Sì. Dal baratto al ricatto amministrativo, diciamo. Allora, il baratto amministrativo, per chi non lo conosce, è una modalità, diciamo, amministrativa attraverso la quale un privato o un'associazione può offrire dei servizi alla collettività in cambio dello sconto su tasse e tributi comunali. La funzione è questa. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, lei mi sta dicendo in baratto amministrativo gli è stata concessa un'area. Quello non è tanto baratto amministrativo, quella è una concessione, convenzione con la quale ti do un'area gratuitamente in cambio di una prestazione di servizi. In realtà tecnicamente non è il baratto amministrativo è tu paghi il 50% di TIA se vai a spazzare la strada nell'ambito di un'associazione che cura il verde, cioè, e mi dimostri che hai partecipato. Molto difficile da organizzare, soprattutto in Italia, molto difficile da organizzare. Quindi niente vietta, si può fare, quindi si può fare una convenzione, un'associazione in cui tu mi tieni il parco e io. Finché tu mi tieni il parco, cioè fai un'attività commercialmente non rilevante, chi se ne importa? Ti do un solo pubblico, non ti chiedo di pagare perché non hai entrate dal fatto di pulire, anzi hai spese, le scope te le do io e magari ti do anche un contributo annuo. Diverso è quando inizi a fare un'attività di natura commerciale, anche se nell'ambito dell'attività associativa. Io lì mi fermerei, bando pubblico, se vuoi aperto alle associazioni. Ma chi fa volontariato poi non è che può venire a chiedere il conto. Se hanno a propria spesa, hanno realizzato la cucina, bravi, ma non è che posso venirmi adesso mi paghi la cucina perché l'ho realizzata. Grazie, la piglio e la metto a bando. Sono brutale, eh? Però l'interesse dell'amministrazione è che ci sia un locale di somministrazione nel parco per allietare il parco? Sì, l'interesse non è che lo faccia quell'associazione, è che qualcuno lo faccia. Quindi si fa un avviso pubblico e si dice, magari riservate alle associazioni, non gli imprenditori, tutte le associazioni che vogliono possono chiedere di partecipare a questo bando. Chi mi dà le condizioni migliori, quindi mi fa i servizi migliori, se voglio farlo gratuito devo dare punteggio per i servizi, quindi mi presta, vincerà la concessione di 2 anni, 3 anni, 4 anni. Tutte le associazioni possono svolgere attività commerciale marginale anche senza la normativa fiscale. È un problema loro poi, però si può svolgere attività commerciale, quindi si può avere anche partita IVA, non è un problema. Anche la concessione gratuita andava fatta con bando, però lì c'è l'abitudine di dare direttamente. Però il consiglio è, quando io ho un bene pubblico, che se viene un altro a chiedermelo, l'ho finito, la prima volta si dà a bando. Che poi il bando si faccia in maniera tale che appare difficile farlo perdere a quell'associazione, è altro discorso. Però
almeno ci deve, la gara ci deve provare tutto. Allora, vado avanti sui commenti. Qui abbiamo un per dirvi che cosa potete trovare sul forum, se vi può interessare. Approfondimenti sulle ordinanze sindacali dopo la riforma sulla sicurezza urbana. Abbiamo detto che le ordinanze sindacali sono contingibili ed urgenti, ma anche non contingibili ed urgenti. Abbiamo già avuto diversi sindaci. Diciamo che l'esperienza del sindaco sceriffo, del sindaco con pieni poteri, ha creato anche dei mostri, per cui abbiamo avuto nel corso degli anni sentenze le più varie. Da quelli che legittimamente fanno sgomberare campi rom perché non hanno i requisiti, da quelli che fanno sgomberare persone rom perché sono rom, ok? C'è un abisso fra queste due cose. E le ordinanze di prima dell'epoca Maroni lasciavano spazio anche a provvedimenti al limite della legalità e della costituzionalità. Le nuove ordinanze possono avere anche loro queste problematiche, però diciamo i tempi forse sono un po' cambiati. Qui trovate un approfondimento su cosa si può fare e cosa non si può fare, soprattutto sulla possibilità da parte dei comuni, ve lo ricordo, di adottare un regolamento per l'individuazione delle aree dove intervenire con ordinanze. L'altra cosa che vi segnalo è attenti alle contingibili ed urgenti. Presupposto per le contingibili ed urgenti e le ordinanze per ridurre gli orari, caso classico dell'estate, la manifestazione che fa rumore, il bar che fa confusione. Vi dico in sintesi la giurisprudenza. 1. Io posso ordinare al singolo bar di chiudere alle 10 di sera, addirittura alle 8 di sera. Ci sono sentenze che hanno ritenuto legittime le ordinanze sindacali di chiusura anticipata alle 8. Se per gli esposti, per il numero di lamentele, guardate, anche se la lamentela è di un solo cittadino, ci sono sentenze che dicono la quiete pubblica è anche la quiete del singolo che purtroppo è sopra il bar o davanti al bar, ancora peggio, e che non ce la fa a dormire la notte. Bene, alle 10 si chiude o alle 8. 2. Il bar si becca l'ordinanza e la sanzione anche se a far rumore non è lui, ma sono gli avventori. Quindi lui ha dimostrato che i suoi macchinari, lui non fa nulla, è il pubblico e chiacchiera, al giudice non gliene frega nulla, condanna il bar e ritiene legittima l'ordinanza di chiusura perché non è un problema di responsabilità, è di danno procurato. Se il danno è procurato, da siccome viene da indirettamente da un bar, se non c'è il bar non c'era il gruppo. 3. L'ordinanza è legittima anche se il bar è chiuso. Caso, il bar chiude alle 10, i ragazzi stanno lì davanti fino alle 2 di notte e il giudice ha detto è legittima l'ordinanza, la quale tipo chiude alle 8 per evitare che le persone si inizino a stare lì dalle 10 di sera. Quindi sul tema rumore c'è molta sensibilità da parte dei giudici che forse vivono vicino ai bar o cose di questo genere. Stessa cosa vale per le manifestazioni, voi siete liberissimi quando date solo pubblico di dire la manifestazione chiude alle 11 di sera, alle 9 di sera. No, ma io rispetto l'inquinamento, non me ne frega nulla. Suolo pubblico decido io, se ti dico alle 9 si sgombra, ok? Quindi massima discrezionalità. Qui c'è un approfondimento su cosa si può fare o cosa non si può fare con le ordinanze. Vai, certo. Idem. Allora, per gli orari delle discoteche il principio è questo. Le attività di intrattenimento e svago, come le attività commerciali e somministrazione, sono libere in determinare orario. L'attività di intrattenimento la posso regolamentare con l'ordinanza sugli orari perché non è oggetto di liberalizzazione. Quindi io posso fare un'ordinanza e dico le discoteche alle 2 di notte chiudono o non aprono prima delle 15, ok? Quindi orario anche per evitare l'apertura mattutina. Questa è la disciplina degli orari che vale per tutte le discoteche del territorio comunale. Poi se ho casi particolari relativi a una o più discoteche o a gruppi di discoteche in una certa area, io posso ordinare la chiusura anticipata rispetto all'ordinanza normale, quindi tutte chiudono alle 3 di notte, a te tipo chiudere alle 11 perché nel caso concreto il tuo rumore disturba una determinata collettività. Quindi, idem, devo valutare quanto sia rompiscatole l'utente e quanto sia vero, perché a volte dietro le lamentele, ecco, c'è tutto. Se Arpat mi dice, ecco. Allora, se io ho un esposto di 30 persone non legate fra loro da rapporti di parentela e in condomini diversi, è inutile faccio accertamenti ulteriori, ci sono ragioni attendibili, faccio l'avvio del procedimento, chiedo a Arpat magari una verifica e procedo. Magari a limitare invece di 3 ore, 2 ore, proviamo un po' per volta.
Se ho una sola lamentela, chiedo ad ARPAT misure, accertamenti, senza i quali non faccio chiudere un'attività o anticiparne la chiusura. Non c'è verso. E se ho dato l'orario del 3:30 e mezzo? Sta violando l'ordinanza sugli orari e quindi sanzione per violazione dell'ordinanza sugli orari da 50, da 25 a 200, a 500 euro. Io reputo, cioè, la diffida, fra l'altro, tornando indietro nel tempo, se te ormai sei in là nel tempo, ti posso solo ricordare che devi chiudere alle 3:30. Però ecco, io adottare atti siamo, ti diffido a chiudere alle 3:30, ma se anche un ti diffido devi chiudere alle 3:30. Ti ricordo che hai superato l'orario, però insieme alla diffida ci vuole il verbale. Cioè, perché se ho certezza che hai superato l'orario, prima ti fa la multa, sanzione pecuniaria, e poi ti ricordo che non va superato. No, quella non è una violazione tale da consentire la revoca. La reiterazione o la violazione continuativa potrebbe essere, perché il TULS prevede che l'abuso di licenza possa portare alla revoca. Ma abuso di licenza significa te c'hai una discoteca e fa lo spaccio di droga, tanto ti faccio chiudere, perché hai usato la discoteca per organizzare, ma dalle 3:30 alle 4:30 è pesa. Molte delle cose che ci siamo detti personalmente le sostengo da anni, non perché ci abbia ragione o sia intelligente, non è questo, è che le esigenze di semplificazione, la scia sotto le 200 persone sono nelle cose, poi noi ci mettiamo del nostro. È come quando il collega mi dice ho fatto un quesito al Ministero dell'Interno, ma che vuoi ti risponde il Ministero dell'Interno? Che si può semplificare? No, per definizione, è far di professione un'altra cosa. Cioè, è come dire garante per la privacy se posso dare i miei dati, se posso dare i dati personali di mio figlio a chiunque, e che ti risponderà? Sì o no? Ha fatto la domanda alla persona sbagliata, devi trovare un soggetto terzo. Una delle cose su cui mi sono battuto dal 2003 è l'autovidimazione dei registri, cioè che io possa aprire un negozio con la scia, ma che devo portare il registro per metterci il timbro a secco, poi metterci il timbro su tutte le pagine, poi firmare tutte le pagine, contarle, vedere che sono tutte, e poi sapere che se poi tu vuoi non scriverci nulla poi lo puoi fare, oppure se lo vuoi tenere elettronico ti basta che ti timbri i fogli bianchi e poi tu fai da solo, e con gli scanner attuali te ne puoi fare a centinaia, mi dava la testa. Quindi nel 2001 mi inventai la scia, l'autocertificazione dei registri, per cui tu autovidimavi il registro, mi scrivevi che te la sei autovidimato e a posto. Nel 2014 il MISE finalmente ha emanato una risoluzione in cui riconosce la validità dell'autovidimazione. Scusatemi, nel 2014 riconosce che la vidimazione dei registri non è in bollo. Nel 2017, un paio di mesi fa, conferma che la procedura di autovidimazione in base al DPR 445 del 2000, quindi valida dal 2000, si poteva fare. Ci è arrivato 17 anni dopo, ma prendiamo per buono. Ora non ricordo, guardiamo se la trovo. Io ho sempre le gratificazioni postume. Voi non sapete quante telefonate ho ricevuto di minaccia per... eccolo qua. 20 giugno 2017. Tutti i registri TULS. Tutti i registri TULS. L'unica cosa su cui anch'io non mi sono sentito di dire fare l'autovidimazione sono quelli per gli stupefacenti. Zuccherine sì, spiriti sì... Questa circolare parla solo dei registri TULS. Direi che differenza c'è fra registro TULS e registro non TULS. Ok? Con un po' di soddisfazione nel posto scritto lo sosteniamo dal 2003. Almeno ci siamo arrivati. Sì, sì, poi te la trovo, ora immediatamente non ce l'ho. Ma che scusa, il registro quello per i vini? Sì, io da sempre, io tutti i registri, tranne le sostanze stupefacenti dal 2003. Ma le persone invece volevano il vino, come si faceva? Io, quando sono partito con la DIA, sempre intorno al 2003, c'era il panico, ma come? Non c'è più la licenza del sindaco, io voglio la firma. Quando firmavo io invece, no, io voglio la firma del sindaco. O tu pigli questo o non tu pigli nulla, non è che si discute. A volte è buffa
dover spiegare all'interessato che gli stai semplificando e lui non vuole essere semplificato. Perché il timbro fa comodo, fa piacere, a volte, guardate, non è l'interessato, è il professionista che chiede di più se porta il prodotto timbrato. Perché se il professionista va lì e dice, l'hai aperto il negozio? Sì, guarda, è bastata una scia in 5 minuti. Quanto mi pigli? Ma 50 euro. Hai aperto il negozio? Sì, ho fatto la pratica, il negozio, licenza, autorizzazione, 3 mesi, 4 mesi, sono 2000 euro. La semplificazione ha anche una componente economica significativa. Città di Castel San Giovanni, non so dove sia, ordinanza di divieto di accattonaggio molesto, per dirvi alcune cose legate a questo mondo. In ottemperanza delle ordinanze. Allora, state attenti perché, qualora, facciamo l'ipotesi che un soggetto svolga una manifestazione sotto le 200 persone, quindi presenta la scia. Mettiamo che voi vogliate dare delle prescrizioni per la pubblica sicurezza e incolumità. Non rilasciando autorizzazioni, dovete intervenire con un altro provvedimento. Quello che vi dicevo prima è il suggerimento fare una ordinanza. Visto che molto spesso queste manifestazioni sono in tempi rapidi, il consiglio è una contingibile ed urgente, per motivi di sicurezza, articolo 50 del testo unico. Le ordinanze contingibili ed urgenti, non tutte, hanno come sanzione il 650 del codice penale. Quindi è un illecito penale la non osservanza delle prescrizioni date dall'autorità di pubblica sicurezza sotto forma di ordinanza. Questo non vale per le ordinanze dirigenziali. Quindi se voi fate l'ordinanza sotto forma di ordinanza del responsabile del servizio, non è coperta dal 650 del codice penale. Fra l'altro non è coperta nemmeno dall'articolo 7 bis del TUEL, quindi non c'è nemmeno la sanzione pecuniaria, non è coperta da niente. Quindi la violazione delle ordinanze dirigenziali non ha, è una diffida, è un promemoria, è un attento, è un avvertimento. Ok? Qui si approfondisce questo aspetto. Utilizzo della villa privata per eventi, feste e meeting. Ho fatto una sintesi. L'affitto da parte di un privato, quindi non nell'esercizio di un'impresa, è un'attività libera. Quindi la domanda è, ma io che ho la villa e che la do in affitto per fare questi eventi, devo fare qualche adempimento su? No, io faccio contratti d'affitto, locazione breve, quello che voglio, non devo fare nessun adempimento. Saranno i locatari che organizzano l'evento a fare eventuali adempimenti. Se è una festa privata, nulla. Solo la scia di catering, del catering che professionalmente porta da mangiare, altrimenti nemmeno quella. Teoricamente il privato può anche ospitare gli sposi e gli amici, ma in questo caso si rischia di entrare nella disciplina del bed and breakfast. Qual è il punto? Io affitto e organizzo, diciamo, l'attività di intrattenimento, eccetera eccetera. Se io faccio un'attività ricettiva, allora diventa una tipologia diversa. Sapete che ancora non si è risolto il problema della locazione turistica, bed and breakfast, abbiamo la Corte Costituzionale che si dovrà pronunciare e la Regione che ha detto che dovrebbe uscire con la delibera, ma ancora non ci abbiamo niente. Chiusa parentesi. Scusa, posso... Vai, certo. Forse ci l'hai già detto, ma ora si inizia... Sì, si inizia... Per esempio, noi abbiamo... E praticamente facciamo la via notifica alimentare. Sì. È una festa, è una festa. Associazione commerciale. Siccome sono tanti punti vendita di sostanze di sostanza alimentare, banchi attrezzati, noi la via alimentare la facciamo pur per tutti i vari esercenti del comune, dall'alimentare, dalla macelleria, al pizzeragno, al quello che è in sempre, quindi qualsiasi rotolano, la facciamo solo a nome dell'associazione commerciale. Va bene? Sì. Ma allora, se l'evento... Per non fare... Certo, le singole... 15 di avventura... Certo. Allora, se l'evento è unitario,
Allora, è l'organizzatore della manifestazione che sta svolgendo l'attività alimentare. Che poi lo faccia tramite soggetti diversi è indifferente, quindi va benissimo. Quindi nell'ipotesi di manifestazione unitaria, notte bianca, dove i singoli esercenti occupano il suolo pubblico per vendere anche sul suolo pubblico quello che vendono in negozio, per quella notte e basta, o somministrare, in quel caso la scia di somministrazione può essere fatta indistintamente o dai singoli o dall'organizzatore. L'importante è che l'organizzatore nella relazione, nella documentazione, dica l'elenco degli operatori è questo qui e ognuno opererà autonomamente, perché l'ASL poi la registrazione la fa a nome dei singoli. Quindi la notifica è diversa dalla registrazione. La notifica è dell'organizzatore che non tratta alimenti e che non ha HACCP, non ha niente. I singoli saranno registrati dalla ASL perché in caso ci sia un problema a quella salsiccia non vanno a cercare l'organizzatore, vanno a cercare quel soggetto. Dipende. Se la manifestazione unitaria si rilascia all'organizzatore della manifestazione. Molto spesso lo fanno a loro perché hanno l'abbattimento e poi loro chiedono ai singoli. No, ma sì, quello sempre vale con il discorso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, che se c'è un'area prestabilita per quell'evento, sì, ma se... Ma qui non è spettacolo viaggiante. Qui non è spettacolo viaggiante. Qui ho un'organizzazione, un'organizzazione che dice... Dipende da se c'è la cosa, sì. Se c'è la cosa appena hai previsto, sì. Con la cosa puoi fare quello che vuoi. Puoi anche fare l'abbattimento. Però nel nostro caso sicuramente per la santa deve essere autorizzato sì, la persona che ho. Allora. Ma nel regolamento devi scrivere che può essere anche se c'è un'attività. Se te c'hai una manifestazione. E la manifestazione a carattere unitario, la notte bianca, l'organizzatore della manifestazione è quello che occupa il suolo pubblico. Che poi lo occupi facendo collocare Tizio, Caio e Sempronio, qui è ragionevole sostenere, non è un modo per aggirare la norma, perché è veramente tu fai la notte bianca e poi coinvolgi quei soggetti. Secondo me è del tutto ragionevole. Allora, siamo alla fine, eh? Diciamo che siamo un po' tutti stanchi e ci siamo detti le cose, è inutile arrivare per forza alle 5. Tanto mi pagano lo stesso, per cui non vi preoccupate. Tranquilli, andate a casa. Vabbè, articolo 100 non ci interessa molto. Qui la competenza del dirigente. Guardiamo questa Cassazione. Cassazione è sempre importante. Vi ricordo, per chi non mastica di... Il massimo organo giurisdizionale amministrativo è il Consiglio di Stato, il massimo organo giurisdizionale civile è la Cassazione. Quindi quando leggo Consiglio di Stato, Cassazione... E siamo dopo il 2010, è roba pesante, più importante quasi di una legge. La contravvenzione di quell'articolo 681 del codice penale, apertura di un pubblico locale, pubblico spettacolo, locale pubblico spettacolo senza autorizzazione, è configurabile ogni volta che un soggetto organizza un pubblico spettacolo in assenza di licenza e non rispettando le prescrizioni imposte dal testo unico di pubblica sicurezza. Destinatario della norma è chiunque, cioè tutti coloro i quali a qualunque titolo e in qualunque veste aprono o tengono aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica. Nella disposizione generica chiunque è dunque compreso non solo il titolare di diritto del locale per esserne proprietario in forza di un titolo giuridico valido, ma altresì chiunque gestisca di fatto il locale stesso, giacché scopo della norma è tutelare la pubblica incolumità. Tradotto. Io do a un'associazione, che ne so, l'associazione mi chiede questo ambiente per farci una riunione. Invece la riunione ci fa la festa. Ok. Chi risponde penalmente dell'illecito del 681? L'associazione, non io comune proprietario. Io comune proprietario, anche per il principio di responsabilità penale personale, non gliel'ho data per questo scopo. Io potrei rispondere per la sanzione pecuniaria, eventualmente. Perché? Perché il regime di sanzione pecuniaria prevede che il proprietario del bene che è stato utilizzato per commettere illecito amministrativo, se non dimostra di non esserne a conoscenza, risponde dell'illecito amministrativo. Questa quindi mi è servita per dirvi, un conto alla responsabilità penale, a noi frega poco perché non è di nostra competenza, ma se ci trovassimo invece nel 681 o nel 666, il discorso sarebbe diverso. Quindi se io comune do un'area pubblica,
e non ho scritto bene che guarda, non ci puoi fare pubblico spettacolo, non ci puoi fare pubblico intrattenimento, sono stato generico, te l'ho data a quella circolo lì, a quell'associazione che si diceva prima, che ci ha messo il chioschetto, poi alla fine ha fatto l'evento, ci ha messo i burattini, ha fatto tutto quanto. Chi si becca il verbale per il 666? L'associazione, responsabile diretto. Chi ha obbligato in solido? Il comune. A meno che non dimostri che nella concessione gli aveva scritto e non doveva fare quelle cose, che niente di ciò che non è autorizzato non si può fare. Quindi attenzione a mettere prescrizioni. Occhio, ti ricordo che la presente, io per esempio in tutte le autorizzazioni che scrivo su App da 20 anni ormai ci scrivo, la presente abilita esclusivamente per i procedimenti attivati e non abilita per altre attività. Se mi chiedi l'autorizzazione per A, poi non è che poi ci può fare B, C e D, a maggior ragione se è solo pubblico. Secondo aspetto, se beccate il rave party o l'associazione che su area privata fa la festa della birra senza autorizzazione, un bel verbale all'organizzatore e se non lo trovate a ciascuno di quelli che stanno operando, più al proprietario dell'area, che non è che si può, ah, ma hanno rotto il cancello, sono entrati. Ma hai fatto denuncia ai carabinieri per... No, là ti becchi anche del verbale, obbligato in solido. Legge 689 dell'81, molto spesso ci dimentichiamo di fare la sanzione all'obbligato in solido. E questo invece è importante perché, soprattutto in questi casi, a volte io potrei non trovare più gli organizzatori. Caso classico è, fanno un macello, rovinano il terreno, lasciano sporco, lasciano rifiuti, a chi fa il verbale? All'obbligato in solido, al proprietario del terreno. Ma io non so chi ha fatto, non c'è problema. La giurisprudenza dice si può fare il verbale di contestazione anche all'obbligato in solido se non conosco il responsabile principale, perché può essere ignoto. Così come faccio il verbale al proprietario del veicolo e passa a 200 all'ora se non sono riuscito a fermarlo. Ma io non so chi è il conducente, peggio per te, la macchina non la devi dare. Quindi attenzione, su questo sensibilizziamo i colleghi della polizia locale, perché vedo raramente verbali all'obbligato in solido. E in questo caso a volte può essere educativo per non rifare l'anno prossimo la festa della birra, quello che è. Allora, ultime cose e poi andiamo via. Io ho preparato qui un po' di documenti, ve l'ho messi in ordine di importanza, secondo me, che vi volevo far vedere. Le linee guida di Roma, non plus ultra. Se ce la fate a farla approvare dalla commissione, basta e ci togliate dove c'è scritto Roma, ci mettete il vostro comune. E che c'è di meglio? Poi, comune di San Vincenzo Valle Lovereto, provincia dell'Aquila, manifestazione vicoli di gusto, disposizioni in materia di safety e security, sono le prime ordinanze post Gabrielli. Premesso che in data nel centro storico ci saranno, viste le circolari prefettizie, considerato che ci fanno in mazza, sono si sta attenti, è vietato vendere e somministrare bevande in contenitori che possono risultare di pericolo per la comunità, vedete non solo vetro e lattine, un po' più generico, bottiglie e bicchieri di vetro per il consumo delle bevande, non solo quindi vendere bevande, ma utilizzare anche i contenitori, anche se... Bravo. I commercianti, gli organizzatori, gli esercenti sono obbligati a procedere alla preventiva apertura dei tappi dei contenitori contenenti le bevande, così da evitare. Agli organizzatori dell'evento è fatto obbligo di avvertire con qualsiasi mezzo, anche audiovisivo, i percorsi separati di accesso e di deflusso del pubblico dell'area interessata alle iniziative, verificare che i percorsi evidenziati siano sempre sgombri, far presidiare le vie d'esodo, per predisporre un sistema di diffusione sonora di messaggi udibili a tutti, prevedere che tali messaggi devono essere invitati i presenti alla calma, facendo in modo che l'area venga sgombrata. Vedete? Alcune di queste cose non le dovrebbe proprio fare l'organizzatore, sarebbero compiti di... Però diciamo che forse ad abbondanza, eravamo i primi giorni dopo la circolare, sono i primi effetti della circolare. Comune di Cecina ha fatto un'ordinanza sul divieto delle bottiglie, il comune di Castagneto Carducci lì accanto l'ha copiata, identica, o viceversa, nel senso viceversa probabilmente. Serino, divieto di vendita per asporto dei contenitori per il periodo da, anche questo è molto simile. Rovigo, delibera di nomina della commissione, siccome ogni 3 anni ci tocca, la prenderei a riferimento, è quella un po' più strutturata, titolare, delegato, supplenti, eccetera, eccetera. E c'è anche un regolamento. Pistoia, come? Vi dicevo,
ordinanza? A mio avviso è ordinanza sindacale. Anche la delibera di giunta come competenza residuale, però a mio avviso è ordinanza sindacale. Però il contenuto è quello, poi la forma vedete voi. Comune di Pistoia, l'avviso per selezionare il componente eventuale aggiuntivo della commissione. Anche questo utile da scopiazzare come riferimento. Liquidazione dei gettoni di presenza, beh, facile un provvedimento di liquidazione. E niente. Ultime cose, dottrina, ecco, vi ho messo anche qualche articolo di commento di approfondimento che si trova qua e là su safety, security. Ora non c'è granché, qui c'è il commento di un avvocato che sottolinea il fatto come la circolare Gabrielli riguardi solo le manifestazioni pubbliche e non anche le altre attività. Bene, grazie mille. Alla prossima.